ritorna in pista, si ritorna a correre, si ritorna a fare sul serio. Per una sera non saremo più nelle nostre abitazioni, ma altrove. Si viaggia con la mente fino all'America Latina, alla capitale dell'Argentina, per cominciare un sogno che fonde modernità e leggenda. Signore e signori, benvenuti al Gran Premio di Buenos Aires del 1955, che dà il via al campionato destinato a questa storica annata del XX secolo. Io sono Lorenzo Mangano e con me questa sera ci saranno due voci. La prima la conoscete già, Francesco Frati. Ciao Franz. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. E la seconda invece, che introduciamo proprio questa sera, mio caro amico nonché collega nella redazione di fuoritraditore.com, lo splendente Alfredo Cirelli. Ciao Alfredo. Ciao Lorenzo, ciao Franz, ciao a tutti. E allora ragazzi, siamo pronti per cominciare una nuova avventura, un nuovo campionato targato Italia Racing Team. Sto facendo un volo con la mia telecamera virtuale nella pit lane per inquadrare i bolidi che saranno protagonisti, insieme ovviamente ai piloti che le condurranno in gara, di queste gare in circuiti storici. Iniziamo proprio da quello di Buenos Aires in Argentina. Storici nonché difficilissimi, ovviamente. Sarà un campionato forse atipico rispetto agli ultimi che abbiamo visto, Franz? Beh sì, roba sicuramente da altri tempi, caratteristica molto particolare, metterà a dura prova i piloti, sia il tipo di vettura che avranno tra le mani e poi le cornici su cui andranno a pennellare le curve. Insomma, veramente particolare, e sarà veramente veramente interessante come campionato. Hai detto tu, atipico rispetto agli altri. Avremo quindi una ventata di novità che ci porta tanto indietro nel tempo, in un'epoca in cui la Formula 1 era ancora uno sport diciamo prettamente elitaristico e comunque non ancora così diffuso pressoché come lo conosciamo nei tempi moderni, diciamo, ancora. Per cui sarà veramente fantastico rivivere e rimettere in pista queste bellezze che adesso, come vediamo, stanno calcando l'asfalto caldissimo di Buenos Aires. Esatto, e qualcosa rispetto all'asfalto caldissimo ce lo racconterà proprio Alfredo successivamente. Nel frattempo io invece voglio spiegare e ricordare il format con cui questo campionato si terrà. Parliamo di 30 minuti di qualifiche che partiranno tra qualche istante, esattamente adesso. Mamma mia, ho preso un tempismo perfetto. E saranno ovviamente seguite queste da una gara dalla durata del 50% rispetto ai giri della gara reale, più un giro, quindi gara piuttosto lunga, quasi endurance, mi viene da dire. No, in realtà no, non si tratta di un'endurance, si tratta comunque di una gara con un consistente numero di giri, e farlo con queste macchine sarà sicuramente complicato. Il meteo è dinamico in base all'epoca, e siccome parlavo prima del caldo torrido, che possiamo anche apprezzare proprio dalla colorazione delle immagini e dagli effetti del caldo impressi sull'asfalto, Alfredo, vuoi dirci qualcosa? Sì, il Gran Premio d'Argentina del 1955 fu una delle gare più calde della storia della Formula 1, poiché si registrarono più di 35 gradi per quanto riguarda la temperatura ambientale e più di 55 per quanto riguarda la temperatura della pista. E questo portò ad alcuni fatti interessanti. Sappiamo che in quell'epoca, fino al 1959, era possibile per i piloti alternarsi alla guida di una vettura. Lorenzo prima ha parlato effettivamente dell'endurance, effettivamente il sistema era più o meno quello. E infatti i piloti, per via del caldo torrido, si alternarono in parecchi sulla stessa macchina, tant'è che ci fu un fatto curioso. Ossia che sia al secondo posto che al terzo posto vennero accreditati due piloti che appunto condivisero sia il secondo che il terzo posto. È il caso appunto di Nino Farina e di Maurice Trintignant, che si alternarono al volante della Ferrari, al volante delle due Ferrari, appunto per il caldo torrido, giungendo quindi secondi con Gonzales, sempre con la Ferrari, e terzo con Maglioli. E quindi non furono gli unici piloti che si alternarono. Anche al quarto posto ci furono ben tre piloti: Herman, Kling e Moss. Così come si alternarono i piloti del sesto posto con Schell e Berat. Tra l'altro questo portò ad un fatto curioso, perché all'epoca i piloti che si alternavano si dividevano anche i punti. E quindi Farina, Trintignant e Maglioli, che giunsero al terzo posto, si divisero addirittura 1,33 punti ciascuno. Incredibile, incredibile. Le frazioni praticamente, quindi una storia davvero di altri tempi, Franz. Beh sì, l'abbiamo visto. Veramente qualcosa di assurdo se ci si pensa, rapportato
ai giorni nostri, come anche qualche cenno regolamentare. Ricordo che i caschi furono resi obbligatori da qualche anno, ma più che caschi si videro proprio le vecchie scodelle, no? Fatti anche di materiali dubbi, se vogliamo proprio dirla tutta. E anche il regolamento, penso si scrivesse su un post-it, perché si limitavano solo i motori, erano anche qui belli particolari, perché si poteva o scegliere un motore aspirato con limite di 2500 centimetri cubi, cilindri quanti se ne voleva, anche 28 se qualcuno lo voleva, oppure se si optava per la compressione, il limite della cilindrata era 750, qualcosa che oggi fa veramente impressione, sembra vergognoso. Ci sono probabilmente dei tosaerba che hanno più centimetri cubi di cilindrata di questi. E poi nient'altro era limitato, quindi non c'era limite sul peso, sul numero dei cilindri, come è stato detto, come per esempio sul posizionamento di certi elementi, come vediamo qui inquadrata la Lancia di 50, che fu famosa per il posizionamento dei serbatoi, magari dopo ne possiamo parlare, o altrimenti ne parliamo adesso. Dimmi tu, Lorenzo, come stiamo messo in tempo. Adesso. Perfetto, ecco, la Lancia di 50 fu una vettura di successo ed ebbe come marchio di fabbrica i serbatoi messi a sbalzo, uno a lato dal corpo vettura. Questo garantì un grande vantaggio aerodinamico, perché il coefficiente di resistenza all'avanzamento era molto basso, però uno svantaggio netto nel bilanciamento, perché la macchina era ottima con i serbatoi pieni, ma poi quando era molto meno guidabile quando si svuotavano, quindi c'era un carattere mutevole di questa vettura che insomma era difficile da interpretare già in partenza. Una Lancia di 50 che poi venne affidata anche a Ferrari dopo che la scuderia del Cavallino abbandonò la 555, che fu a detta di tutti, a vista i risultati, un progetto fallimentare, un periodo un po' di crisi quello del Cavallino, che poi sappiamo bene che si riprenderà nel corso degli anni. Esatto, esatto. Infatti volevo proprio parlare di questo, della scoperta, no? Andiamo alla scoperta dopo aver apprezzato questa tua analisi tecnica, Franz, di tutte le vetture che sono presenti nel field. Qua stiamo apprezzando la vettura di Fulvio Genova, tra l'altro uno dei piloti da tenere d'occhio per questo campionato, perché è uno dei risultati più in forma durante la fase delle prequalifiche, lui che guida appunto una Lancia, su cui ero appositamente per apprezzare al meglio la descrizione fatta da Francesco Frati. Andiamo poi a vedere un altro pilota, Fabio Carello, sempre a bordo di una Lancia, eccolo qua, con il numero 34. Poi ci spostiamo su Paolone Mamazza, vediamo che cosa succede con lui nell'ultima fase della pista. Lui che è a bordo invece di una Ferrari, la 555, come abbiamo detto in precedenza, tra l'altro 555 che aveva un nomignolo particolare, se non ricordo male, ossia Super Squalo. Esatto, sì, era chiamata così per la carrozzeria, che era molto più estesa e coprente rispetto alla 553 che la precedeva, un 4 cilindri a alimentare la bestia di Maranello da 2500 centimetri cubi. Nessuno in quell'anno optò per la soluzione da 750 con compressore per 590 kg di vettura, con peso comunque non a secco ma con tutti i liquidi. Purtroppo una vettura che non fece sperare i risultati positivi che si erano prefissati in quel di Maranello, tant'è che, come detto prima, la Lancia che si ritirò poi dalle corse diede praticamente incomodato d'uso le D50 alla scuderia del Cavallino. Andrei magari, se riusciamo a spostarci, anche su una Maserati 250F, perché questa è una vettura veramente veramente importante. Se vuoi spostarti magari su Giulio De Andreis, che è il poleman provvisorio. Bravissimo. Lui guida una Maserati 250, eccolo qui il tridente sul volante, ampio, bello grosso, che si usava all'epoca per avere molta più leva, per avere anche più forza nello sterzo. Ricordiamo, niente sovrasterzo e bestie da 250 cavalli e forse anche più. La 250F è una delle automobili più vincenti ed importanti della Formula 1. Partecipò dal 54 al 60, pensate, la stessa vettura con qualche piccolo aggiornamento, ma comunque che risultò ancora vincente per tutto questo periodo di tempo. Largo nel frattempo De Andreis, esatto, qui finisce veramente largo l'approccio alla prima curva, è veramente difficile, un primo settore molto veloce, poi della pista ne parleremo più intensamente dopo. E questa macchina ottenne due titoli con Juan Manuel Fangio, ovviamente il pilota della decade anni 50, nulla vogliono
tutti gli altri, però penso che sia proprio lui il mattatore degli anni 50. 2 titoli e 8 vittorie, che se si pensa ad oggi non è neanche un quarto di campionato, invece con 8 vittorie ci si prendeva non uno ma ben 2 titoli mondiali, pazzesco. Incredibile, è vero, hai ragione, è davvero una differenza notevole in quanto a numeri e in quanto a prestazioni. Nel frattempo mi sposto anche su Tersigni, perché è alla guida invece di un'altra vettura storica che possiamo apprezzare da queste inquadrature. Vediamo se riesco a fare un buon giro attorno, eccolo qua, perché volevo far proprio una sorta di primo piano, no? Su questa, la vettura di Lorenzo Tersigni, che è la Mercedes V196, che dir si voglia, vettura tedesca ovviamente, di Stoccarda, telaio in traliccio di tubi di magnesio, con anche lei un ruolino di marcia che vanta praticamente in 12 GP 9 vittorie e 8 pole position. Tra l'altro, Alfredo, questa è la vettura di un certo Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, che appunto vinse il Gran Premio d'Argentina del 1955, però questa vettura, che era probabilmente una delle più dominanti della sua epoca, purtroppo non proseguì la sua cavalcata trionfale, perché alla fine del 55 la Mercedes decise di ritirarsi per i fatti della 24 ore di Le Mans dello stesso anno, quando appunto ci fu l'incidente che coinvolse Pierre Lévesque e 80 spettatori che vennero uccisi sul colpo. Quindi effettivamente purtroppo è stato un peccato non averla vista. C'è da dire che però questa non fu l'unica versione portata, poiché effettivamente c'era anche quella famosissima con le ruote coperte, con le ruote carenate, che effettivamente è una cosa abbastanza insolita, perché se pensiamo alla Formula 1 la prima cosa che ci viene in mente sono vetture a ruote scoperte, e invece ci sono state comunque delle Formula 1 a ruote coperte come delle normali auto da turismo o dei prototipi. È vero, era la cosiddetta versione Monza, se non sbaglio. Esattamente, sì. E poi quest'auto fu veramente incredibile a livello tecnologico, l'avanguardia che portava sotto il cofano, dove c'era un 8 cilindri in linea, pensate, con valvole desmodromiche e iniezione diretta nel 1955, una roba assurda. Tecnologie derivate dal V12 degli aerei Messerschmitt nella seconda guerra mondiale, ma se ci pensiamo a due concetti tecnici come valvole desmodromiche, che poi vennero associate nel mondo del motorsport a Ducati, e l'iniezione diretta, insomma, ci vorranno anni e anni ancora prima di trovarle sì sulle auto da corsa, ma poi anche nelle auto di tutti i giorni. Fa spavento pensare a questa innovazione nel 55, quando i carburatori erano ancora il top della tecnologia per noi normali. Intanto Lino Senna su questa bellissima Bugatti che tira una fiammata bellissima. Attenzione, questa non è una Bugatti, credo, Franz, ma bensì una Gordini. È una Gordini, è vero, ho fatto l'errore. Io che ho parlato di tutte queste macchine fino a questo tempo, ho confuso una Bugatti con una Gordini. Perché la Gordini è azzurrissima, la Bugatti invece è un po' più scura. Questa invece è un'altra vettura un po' particolare, quella di Borghi. Sì, esatto, è una Connaught, che è un marchio che ebbe un periodo limitato di attività. Questa è la Type B con motore Connaught alta. E fu curioso il fatto che Tony Brooks la portò vincente al GP di Siracusa, e fu il primo pilota britannico vincente su un'auto britannica dal 1923. Il GP di Siracusa era una delle tante gare che non contavano nel calendario di Formula 1, che anche lì all'epoca era una cosa normale, giusto Alfredo? Era una cosa normale, tant'è che addirittura nel 1962 si arrivò ad avere ben 20 gare in calendario, un numero che è stato eguagliato soltanto nel 2012, anche se comunque la maggior parte di queste non erano in calendario, però erano comunque molto prestigiose, perché comunque davano dei premi in denaro abbastanza sostanziosi. All'epoca in realtà ci si iscriveva alle gare, non ci si iscriveva al campionato come adesso, in cui ovviamente uno si aspetta che un Hamilton come un Verstappen siano presenti a tutte le gare. E quindi queste gare venivano usate principalmente per sperimentare nuove soluzioni, magari per far esordire piloti giovani così che potessero prendere esperienza, e nel caso specifico del Gran Premio di Siracusa, sia per le caratteristiche del circuito, ma anche e soprattutto per la sua collocazione nel calendario, che infatti questo apriva la stagione estiva, ed essendo anche in Sicilia tendenzialmente faceva molto caldo, questo era utilizzato soprattutto dai team per sperimentare soluzioni nuove, senza appunto dover rischiare in pista, senza appunto dover rischiare in campionato, magari perdendo delle gare. E volevo chiudere una cosa per quanto riguarda i colori,
effettivamente i colori si assomigliano tutti quanti, perché all'epoca i team avevano ancora i colori nazionali, un po', che sostanzialmente prevedeva che le varie squadre avessero per ogni nazione dei colori diversi. Vediamo ad esempio che appunto le Ferrari le Maserati e le Lancia sono rosse, che era il colore tipico dell'Italia. La Mercedes è bianca, che era il colore tipico della Germania, mentre le Simca Gordini e le Bugatti sono blu, e l'inglese Connaught era il classico green British. Che poi è stato ripreso anche da Aston Martin, ovviamente, in tempi più recenti. Sì. E allora, andiamo all'esplorazione, Franz, della Bugatti. Siccome l'abbiamo menzionata prima, sono su Andrea Raikkonen, che in questo momento guida la sua numero 40 verso l'ultima parte della pista, quella che viene soprannominata Toboga. Toboga non vuol dire nient'altro che scivolo. Effettivamente lì la pista ha uno dei pochi saliscendi, per la verità, di tutto il tracciato. E allora la inquadriamo, questa Bugatti T251. Esatto, che poi lì al Toboga sarà veramente bello vedere chi lo farà meglio, chi scivolerà meglio sul grande scivolo di questa pista argentina, perché qui la macchina sicuramente vorrà scappare ancora di più di quanto non lo faccia in tutte le curve. Guarda quanto è particolare lo studio aerodinamico per questa Bugatti tipo 251, qui il parafango che va a coprire quasi a semicarenare le ruote anteriori per garantire un coefficiente di penetrazione migliore, con la griglia che comunque richiama sempre esteticamente quella tipica Bugatti, un V8 2005 con una realizzazione particolare, perché sono due quattro cilindri uniti, quindi praticamente magari un'antesignana della Veyron, che aveva un V16 fatto anche quello da due unità motoristiche diverse trapiantate assieme. Questo portava 250 cavalli, però un peso molto molto evidente sui 750 kg, complice il fatto di unire due motori in uno, e poi anche la carenatura portava un po' di peso. Poi comunque tecnicamente anche queste auto sono caratterizzate tutte quante da ruote e gomme sottodimensionate, quindi pochissimo, assolutamente nessun grip aerodinamico, pochissimo grip meccanico, freni a tamburo che erano per quanto riguarda le potenze sottodimensionati, quindi il controllo poi con le sospensioni dell'epoca, insomma era una combinazione micidiale. Qui i piloti devono stare sempre attenti, sempre sul filo del rasoio, con la macchina che non ne vuole sapere di star ferma. Bisogna anche guidarla un po' contro natura, nel senso che siamo abituati a staccate ai 150-100 metri, qui bisogna staccare molto prima, scalare bene perché i cambi non sono sincronizzati e quindi non bisogna mandare la macchina in sovrasterzo, in fuorigiri, essere un po' timidi, tentativi, non dare delle sterzate brusche, mantenere sempre il controllo, il sovrasterzo è vitale anche per quanto riguarda l'uscita di curva, per far girare la macchina, il pestone che si dà. Ecco, qui vediamo un approccio in curva, guarda quanto ci siano queste derapate a quattro ruote, proprio sì, con la macchina che pattina verso l'esterno e il pilota che continua a correggere la macchina, non è mai stabile, non è mai piantata. Qui quante controsterzate abbiamo visto in una curva, 4, 5, 6, impressionante il lavoro che dovranno fare i piloti per tutta questa sessione di qualifica e anche in gara, anche perché la macchina non ha sempre lo stesso comportamento, specialmente poi con un asfalto a 53 gradi. La macchina poi che bene o male si svuota del carburante nel corso della gara, e quindi il comportamento rimane sempre mutevole. Impressionante quello che vedremo stasera, e vedremo chi domerà al meglio queste bestie. Che bella la guida sfiammante di Federico Bertotarena nel settore centrale della pista di Buenos Aires, è stato spettacolare davvero vedere sì le 4, 5, 6 controsterzate in curva 1, ma poi anche il controllo che ha avuto nella zona che viene definita Viborita, è il nome delle curve, nient'altro vuol dire in spagnolo che serpente, quindi è il classico modo di definire le curve in successione, così come lo snake in lingua anglosassone. È bella anche questa toboga sinistra-destra in leggera discesa e poi via verso l'ultimo tornante, che si chiama orecchia, che vuol dire nient'altro che forchetta. Gli inglesi usano il termine hairpin, ossia porcina, per definire il tornante, invece gli spagnoli hanno deciso di chiamarlo forchetta. Federico Bertotarena ha migliorato
personalmente. Il primo e il secondo settore adesso arriva sul traguardo, vediamo dove la mette. Bandiera Scacchi adesso la mette in sesta, è una buona posizione questa, ma là davanti a tutti c'è Giulio De Andrés, che ha girato in 1:36.870. Inizio a parlare di cronometrici perché tra poco arriverà la fase cruciale, mentre ancora vediamo le difficoltà in staccata dei piloti, con Umberto Tarena che è arrivato fortissimo ovviamente lungo il rettilineo e ha faticato nel fermare la propria vettura. Vado anche su Matteo Corazzini perché, oltre a ritornare in pista, era un po' che mancava su IRT, ci ha fatto anche vedere un ottimo primo settore, un 19.829, che male non fa il suo personal best, non è il migliore in assoluto, ma comunque fa ben sperare per il suo giro. Bello il controsterzo qui, mette dalla seconda alla terza per lanciarsi in questo breve allungo che porta alla parte del tobogan. Arriverà adesso, stiamo con questa inquadratura che ci fa vedere anche i movimenti proprio delle sospensioni della sua Bugatti, sinistra e destra, cordoli assenti tra l'altro, quindi pista ancora più complicata, non ne vedremo tantissimi di cordoli. No, esatto, non si sgarra in questo caso, quindi appena si mette una ruota fuori lì si paga questo prezzo, insomma, anche specialmente nel tratto della Viborita, possiamo dire che la Viborita ti morde se vai oltre i limiti. Alfredo, chiedo anche conferma a te, insomma, le piste dell'epoca erano veramente, insomma, qualcosa di assolutamente artigianale, ma comunque bel calderone di fuoco per i piloti che alle gare si iscrivevano e ci correvano. Sì, diciamo che la maggior parte delle piste dell'epoca era caratterizzata principalmente da lunghi curvoni veloci, ma ancora di più erano evidenti le mancanze in merito alla sicurezza, perché sappiamo che comunque non c'erano le tecnologie che abbiamo adesso per quanto riguardano le barriere. Molto spesso c'erano delle balle di fieno a delimitare il limite della pista, che se da un lato però attutivano gli urti, dall'altro però favorivano i principi di incendi, e ovviamente i piloti neanche indossavano degli abbigliamenti adeguati. Tra l'altro ricordiamo che per quanto riguarda proprio questo circuito, nel 53, nella prima edizione del Gran Premio d'Argentina, effettivamente il presidente Perón, molto appassionato di automobilismo, decise di rendere i biglietti gratuiti, e quindi si presentarono più di 100.000 persone che si assediarono proprio ai bordi della pista, e quindi ci furono anche due incidenti mortali nel corso della gara, e in totale morirono ben 10 spettatori, tra cui diversi bambini. Quindi effettivamente possiamo vedere come questo periodo i circuiti erano non solo particolarmente difficili, ma anche decisamente insicuri. Assolutamente insicuri. Il turning point credo che poi si sia avuto proprio nell'edizione di Le Mans del 1955, a seguito della quale poi furono istituite diverse misure di sicurezza. Però ovviamente sicurezza in quel caso era un termine che sto usando in maniera un po' forse spropositata. In ogni caso, torniamo a parlare di pista. Questa di Buenos Aires misura 3.912 metri. In questa configurazione è la configurazione usata dal 1952 al 1971, poi modificata svariate volte nel corso degli anni, conta un numero impressionante di layout, tra cui anche quello poi che prevede l'appendice in allungo ad aggirare il lago che sorge qui vicino. Nel frattempo stavo inquadrando anche Matteo Bezzu, che è attualmente in 14esima posizione, e voglio cogliere l'occasione anche per salutare tutti coloro che ci stanno seguendo nella chat di Twitch. Ciao ragazzi, siete in parecchi anche questa sera, vedo tanto supporto per Rivetto Racing Team, vedo Forza Giacomino, Aruta campione addirittura, dai e Matteo, quindi c'è tanto tifo per Matteo Aruta e anche per De Plato, è giusto citarlo. Nel frattempo Matteo Bezzu ci delizia con un'entrata nel misto che per lui a momenti potremmo definire fritto, perché stava per andare per Prati, invece ha tenuto la sua vettura, la sua Gordini, ben salda in pista. Là davanti a tutti Giulio De Andrés non la smette di impressionare, 1:36.772, buono il suo crono, buonissimo per la verità. Adesso sta continuando a girare, non fortissimo nel secondo settore, ma comunque potrebbe essere ancora in linea per migliorare il proprio tempo qualora avesse fatto una magia nel terzo. Vediamo che cosa succede. No, 1:36.7, sì, 1:36.7, migliora assolutamente, migliora ancora il suo crono Giulio De Andrés, che adesso invece esagera e finisce largo. Certo, ovviamente poco male per lui, anche Corazzini migliora, si porta in nona posizione. Adesso mancano 8 giri di orologio al termine di questa sessione, quindi ci avviciniamo al momento in cui i cronometrici diventeranno ancora più interessanti.
sforzi, e ricordiamo che la pole position, oltre a favorire in ottica gara, ci dona al pilota che la fa anche un punto in più per quanto riguarda la classifica, quindi c'è anche quello da considerare. Certo, siamo solo alla prima gara, ma sappiamo bene che in questi campionati su IRT ogni punto la fa da differenza, perché i campionati sono veramente una lotta estrema e soprattutto aperta a tutti i piloti. Prima fila che poi sarà a 4 e non a 2 come siamo abituati, quindi anche qui un'altra particolarità. E poi comunque abbiamo parlato di competitività e di livello di prestazioni. C'è anche un bilanciamento delle prestazioni che verrà effettuato alla fine di ogni round in base ai risultati, di modo tale che ad ogni gara il pilota che ha avuto più successo sia un attimo più fermato e bilanciato nelle sue prestazioni, di modo tale che il gruppo sia veramente ancora più compattato e ci regali ancora più spettacolo che ovviamente è garantito qui in diretta su Twitch e poi in replica su YouTube. E comunque, se volete essere parte di questo spettacolo, unitevi al server Discord che è sempre disponibile. Parole sante, mentre Fabio Carello taglia il traguardo migliorandosi, ma purtroppo non guadagnando nessuna posizione. Rimane così ai margini della top 10. In undicesima invece andiamo a seguire Giuseppe Viola, perché suo no! No! Questa è una gufata istantanea da parte mia, perché avevo visto un accendersi di un fucsia nel primo settore, 19.6, addirittura era praticamente di un decimo sotto al best assoluto di questa sessione. Invece purtroppo l'ha lanciata nonostante la sua macchina sia una Ferrari 555, e purtroppo per lui tentativo da buttare, cestinare e poi da ripetere successivamente. Vediamo se ha consumato nella maniera più idonea le proprie coperture, oppure se dovrà rientrare e giocarsi una sosta in box, che quando mancano 5 minuti 41 al termine della sessione non fa assolutamente bene. Certo, dovrebbe comunque avere il tempo per uscire tranquillamente e compiere un altro giro. Si sta migliorando anche dall'ottava posizione Marco De Plato, andiamo on board con lui. Arriva adesso alla curva 2, quella intitolata ad Alberto Ascari, via in percorrenza, meno controlli rispetto ai piloti che abbiamo inquadrato in precedenza, nello specifico Berto Tarena, anche se lui in realtà era in curva 1. Adesso l'entrata nel misto, largo in approccio, poi va a stringere praticamente all'incrocio delle mani come se fosse una manovra di un pullman, via verso la zona del serpente, Viborrita, sinistra, destra e poi di nuovo sinistra, per raccordarsi poi con la curva successiva, la Ombuki, di cui sinceramente non sono riuscito a trovare una traduzione. Però l'interpretazione migliore la dà Marco De Plato con la sua Maserati 250F, via in uscita, sprigiona tutto il carattere della propria Maserati, via lungo la lungo, quarta marcia, scala in terza, sinistra con un controllo, via che galleggia la macchina, e poi destra nel richiamo invece più salda sulle quattro gomme, e poi ultimo tornante per chiudere il suo giro. Vediamo un po' che cosa riesce a fare, anche se l'ingresso non è stato ottimale da parte sua. È 20.0 nel primo settore, 46.4 nel secondo, non sono tempi pazzeschi ma sono i suoi migliori. Dovrebbe comunque guadagnarsi quantomeno la settima posizione o l'ottava, vediamo se così ha fatto o se gli è costato tanto. No, settimo Marco De Plato. Gran bel giro, ha sporcato solamente l'ultimo approccio, come hai detto tu è arrivato bello lungo, abbiamo visto tanto sottosterzo e la fumata dall'anteriore destra, poi ha provato a rimediare dando un pestone sul gas, si è scomposta ancora la macchina, ovviamente non è riuscita a fare quel movimento in avanti ma ha solo avuto del sovrasterzo. Mi ricollego, anche se un po' tardivamente, a quello che avevi detto tu, Alfredo, per quanto riguardava la sicurezza dei piloti. Noi siamo abituati a vedere i vecchi filmati in bianco e nero che andavano veloci con questi eroi gladiatori che praticamente guidavano queste auto in polo e con la scodellina sulla testa, senza cinture di sicurezza, perché i piloti preferivano essere sbalzati via dalla macchina in caso di incidente piuttosto che rimanerci dentro. Ecco il caso ovviamente della T50, si vede benissimo, sono quattro ruote, un motore e poi dei serbatoi pieni di benzina ai loro lati, c'è qualcosa di veramente impensabile al giorno d'oggi. Sì, diciamo che la questione della cintura di sicurezza si ricollega a quello che era il principale pericolo, ossia il fuoco. Tant'è che appunto anche quando vennero introdotte le cinture di sicurezza, molti piloti tendevano a non indossare quelle
che erano previste per la zona inguinale. Infatti uno dei motivi per cui Niki Lauda ebbe effettivamente problemi quando ebbe il famoso incidente al Nürburgring fu proprio perché lui era uno dei piloti più meticolosi nell'utilizzo delle cinture di sicurezza, quindi in un certo senso per loro era meglio rischiare di morire sul colpo che piuttosto rimanere intrappolati nelle fiamme. È vero, paradossalmente era quella la situazione che si veniva a creare. Invece poco paradossalmente Tommaso Maffei fa segnare un ottimo primo settore. Tommaso, nostro caro collega telecronista nonché abile pilota, sta girando adesso a bordo della sua Ferrari, scodando all'uscita della curva Ombù via verso l'allungo che ci porta al Toboga, e potrebbe compiere un buon giro se facesse un terzo settore incredibile. Mamma mia com'è entrato sbandierando nella zona del Toboga con il posteriore che voleva a tutti i costi diventare anteriore. Adesso resta solo da capire la percorrenza dell'ultima curva, un bloccaggio conclave praticamente di Tommaso Maffei là in fondo con tutto quel fumo bianco e di traverso anche all'ultima curva, conscio di regalare spettacolo a tutti gli spettatori virtuali lì nel circuito, ma soprattutto quelli reali che stanno guardando questa qualifica che è arrivata ormai a 1 minuto e 40 dal suo termine, e quando là davanti a tutti c'è Giulio De Andrés. Maffei si porta in nona 1:37.583. Com'è entrato in curva 1, che spettacolo ragazzi! Guida spettacolo, sì, sappiamo che Tommy ce l'ha detto più e più volte in maniera esplicita, adora questo tipo di auto con nessuna aerodinamica, poco anche grip meccanico, insomma, quelle che guidi in maniera grezza. Ha fatto un buon tempo, ma potrà migliorare e sicuramente starà cercando il tempo migliore, come lo sta probabilmente facendo Fulvio Genova, che accende un Fuchs nel primo settore. Attenzione anche a lui, che come hai detto bene Lorenzo è uno dei piloti da guardare, quindi adesso vediamo se riuscirà a scalzare Giulio De Andrés. Anche lui fa segnare un personal best, insomma i soliti noti si stanno già facendo delineare e notare. Ovviamente soliti noti, tra cui citiamo ovviamente De Andrés, Gian Greco, Genova, Ruta, Tersigni, anche Tarena, Pierluigi Italia, Giuseppe Viola e ovviamente Tommaso Maffei. Là c'è anche De Plato che si è messo tra di loro in ottava posizione, quindi gran bel giro da parte sua. Vediamo Genova invece come chiude il settore centrale. Sono davvero curioso di capire dove si va a posizionare il pilota della Lancia D50, perché il suo giro non è buonissimo, non è buonissimo per la verità il suo settore centrale. No, infatti ha perso tempo e potrebbe essere cruciale, insomma. Magari Fulvio Genova poteva puntare a una pole, vediamo comunque se riesce a recuperare tutto quello che ha perso nel terzo settore, sembra abbastanza pulito. Vediamo adesso all'approccio sulla linea del traguardo se riuscirà ad andare a mettersi almeno in prima fila Fulvio Genova con la sua Lancia D50, il riferimento cronometrico, vediamolo. Primo posizione, ma attenzione, De Andrés, arriva De Andrés, potrebbe scalzarlo immediatamente dalla prima posizione perché ha fatto tutto bene Giulio De Andrés. Il terzo settore non è eccellente, però infatti rimane dietro, non ha fatto tutto perfetto Giulio De Andrés. Genova ha fatto meglio di lui e si è messo là davanti con 1:36.773, grande il suo giro, stacca di pochissimo, 82 millesimi il pilota qui inquadrato. Terzo per ora Pierluigi Italia, che ha fatto un gran giro anche lui, 1:36.825, bello. Poi dietro di lui Giuseppe Viola con la Ferrari 555, Tersigni in quinta posizione, sta migliorando, andiamo dunque su di lui. Il settore centrale resta il punto di domanda per quanto riguarda quest'ultimo, ma è largo e lento credo anche all'ultimo tornante. La orecchia, la forchetta, vediamo che cosa succede quando passerà sulla linea del traguardo, però non ho buone speranze per lui. No, infatti vediamolo all'approccio ha alzato il piede, esatto, se ne è reso conto, taglia il traguardo, quinta posizione, comunque di tutto rispetto, sicuramente sarà lì a giocarsi la vittoria, anche perché i distacchi sono veramente veramente minimi per quanto riguarda, beh, penso tutto il gruppo, guarda che roba, cioè i numeri sono veramente simili tra loro. Fulvio Genova ha tirato fuori veramente il coniglio dal cilindro, un ultimo settore pazzesco, 30.8, è riuscito a recuperare quello che non aveva fatto nel secondo settore, che effettivamente è un po' quello più complesso con tutte quelle curve, la S, e insomma con quest'auto qui è difficile da interpretare. È riuscito a recuperare nel terzo settore, gran chiusura di giro e si porta a casa un punto addizionale, ma soprattutto l'occasione di portarsi a casa la prima vittoria di questo campionato. Assolutamente sì, si candida ad essere il favorito per la vittoria in questo primo appuntamento del campionato
Formula 1 XX secolo 1955, organizzato da Italia Racing Team. Noi ragazzi ci fermiamo per un momento in un breve stacco pubblicitario e poi ci ritroviamo in diretta per seguire la partenza di questa prima corsa. Nuovo in diretta, qui con le immagini che arrivano direttamente da Buenos Aires, seppur in maniera virtuale. Vi portiamo a spasso lungo la particolare griglia di partenza che avremo per questa corsa. C'è una disposizione particolare, Alfredo. Sì, perché comunque, così come era uso in quel periodo, effettivamente i piloti venivano schierati in file da 4 per quanto riguardava le file dispari, quindi la prima, la terza, la quinta fila, eccetera, e in file da 3 per quanto riguardava le file pari, ossia la seconda, la quarta, la sesta e così via. Tra l'altro, effettivamente, come possiamo vedere, le macchine erano allineate, non c'erano neanche effettivamente il primo non era più avanti del secondo o del terzo. Il vantaggio veniva dato effettivamente dalla possibilità che il primo poteva scegliere effettivamente se partire dal lato interno o dal lato esterno, a seconda di qual era il lato più gommato o comunque a seconda di comunque qual era l'interno della curva. E questo permetteva effettivamente di avere partenze molto imprevedibili, perché non c'era nessuno che effettivamente poteva mantenere un vantaggio. Certo, bella spiegazione questa, grazie Alfredo per averci portato alla scoperta dei segreti del circuito, come faceva, anzi in realtà dei segreti delle regole, delle regolamentazioni, come se fossi un segreti nostro... di una parte del circuito. Ivan Capelli, esatto, dai, diciamo di una parte del circuito, bravo, grazie per questa precisazione. Allora, lo ricordiamo ancora, la gara che scatterà tra 45 secondi avrà una durata del 50% dei giri reali più un giro aggiuntivo. Il punticino addizionale per la pole position se l'è preso Fulvio Genova. Attenzione a un altro punticino addizionale che può essere assegnato a chi compierà il giro più veloce in gara, sempre che termini la corsa all'interno della top 10. Poi via via e tutti gli altri punti la doppia gamma la utilizziamo dopo. Dani, grazie mille dalla regia, ovviamente Daniele Gianfagna, a cui va sempre un caro saluto. Noi siamo pronti ormai a
vivere le emozioni di questo campionato Formula 1 XX secolo 1955. Quindi via 4, 5, 6 luci. E allora, signore e signori, via i semafori, su le emozioni, ma soprattutto giù in pedale per questa partenza che sorride a Fulvio Genova, che parte molto bene. Ma ho visto dalla terza piazza qualcuno che è partito molto meglio rispetto a lui. Vediamo se riusciamo a riprenderlo in questo momento in cui ancora il live timing non ci dà l'opportunità di farlo. Chi gira davanti? Punto di domanda grossissimo. Giuseppe Viola con la sua 52 in curva 1, via a prendersi la leadership temporanea. Tutti li vedo nella striscia nera di asfalto, quindi questo è importantissimo. Il serpentone che va via via liscio senza particolari problemi, speriamo che sia così anche in curva 2. Guarda là dietro che cosa succede, quanti piloti affiancati sono praticamente in 4 wide. Vediamo che cosa succede nel pack centrale con Peppe Coso alle strette, con Carello, con Lovatti, con Mamazza, con tutti quanti. Tra l'altro mi sembra che sia cromaticamente divisa in due la griglia, con davanti tutte le vetture di colorazione rossa e dietro invece quelle con la tonalità rispetto al blu. Attenzione a quello che succede qui con qualcuno che si è girato, credo che fosse Piragnolo coinvolto, no, non ho visto bene di chi si trattasse. Fatto sta che è successo un po' un casino, per dirla in maniera francese, francese come le Bugatti, le Gordini che stiamo vedendo. Stefano Saldana è in dodicesima piazza. Wow, là davanti sta succedendo un po' di tutto, vediamo se riusciamo a tornarci. Il live time purtroppo non ci assiste in questo, si è secondo me un po' buggato, se possiamo dire in questa maniera. Quindi andiamo on board manualmente con i piloti a centro gruppo, tra cui questa interessantissima lotta con Lovatti e Carello. Che spettacolo, questi due piloti che già al primo giro regalano emozioni. Ma là davanti c'è Peppe Coso Marulli addirittura, che è coinvolto con Roberto Tarena in un incidente, se non ho visto male. No, è Corazzini che è stato girato e però per fortuna non ha perso il controllo totalmente della sua vettura, la Bugatti numero 42, e l'ha tenuta sulla striscia d'asfalto. Mamma mia, che partenza movimentata, ce l'aspettavamo in realtà. Sì, esatto, era tutto in programma, se vogliamo dirlo così. Grande partenza di Fulvio Genova, però in approccio alla prima curva è stato Giuseppe Viola quello che ha sorpreso tutti e ha messo anche un po' di distacco tra lui e gli altri inseguitori. Attualmente si attesta attorno al secondo e sei, con Terzini poi e Roberto Tarena che sono rimasti un po' plafonati, però comunque senza perdere troppo il contatto con gli altri partecipanti che sono in quelle posizioni. Poi abbiamo visto il resto del gruppo che si è aperto a ventaglio, e veramente in queste fasi è proprio quella in cui si cerca di capitalizzare. Adesso poi dopo la gara sicuramente è lunga, quindi i valori in campo andranno delineandosi, però vediamo in questi primi approcci chi riuscirà a gestire meglio la vettura a pieno carico e chi non andrà subito a stressare le componenti meccaniche come le gomme. Per esempio, ricordiamo la temperatura dell'asfalto, un caldissimo 51 gradi, quindi anche lì il periodo per scaldare le gomme deve essere abbastanza morbido, insomma una curva di usura piuttosto rotonda, se non per rovinare poi le gomme. Ricordiamo che poi la strategia sarà ad una sosta con rifornimento e cambio gomme, ovviamente non sarà una sosta moderna da 1 secondo e 9, ma più o meno sui 35-40 secondi. Vengono subito in mente le immagini dei meccanici, anche loro con polo e pantaloni di tela, con un grande martello che prendeva a colpi rozzi e industriali le ruote, i mozzi centrali per toglierli, cambiarli, i cerchi poi a raggi e queste gomme con dei profili che adesso monteremo su delle biciclette. Eccoli qui di nuovo i leader della corsa, Fulvio Genova che era partito in pole position sulla sua di 50, seguito da Terzini sulla Mercedes. Adesso Giuseppe Viola guida ancora il gruppo, piano piano sta allungando il gap che si attesta adesso a 1 secondo e 8. Terzini che in quinta posizione deve guardarsi bene gli specchietti da Ruud De Plato e Maffei, che sono lì dietro pronti a capitalizzare sul pilota, formano questo terzetto. Guarda De Plato quanta fatica fa, quante correzioni e quanto lavoro al volante deve fare il pilota per mantenerla più o meno sulla traiettoria giusta, perché anche qui si tratta di ragionamenti a spanne, direi. Sì, spannometrici, ma per ora
funzionali da parte di Marco De Plato, che tiene la sua vettura davanti a quella di Tommaso Maffei alla guida, la rossa Ferrari. Via giù verso il tobogga. Quanto tagliato qui Tommaso, un po' troppo forse. Attenzione anche alle penalità che potrebbero incorrere a seconda dei tagli che vengono effettuati. Tra l'altro stavo notando, guarda il parabrezza davanti alla faccia di Tommaso. Assolutamente non aerodinamico, però comunque quel tanto di riparo dal fatto che potesse finire qualcosa negli occhi. Comunque anche il vento, che diciamo a più di 200 orari si fa sentire, poi con il casco praticamente a faccia scoperta e solo gli occhialoni che ti proteggono, probabilmente per evitare di finire come Jeremy Clarkson quando provò l'aria l'Atom in una puntata storica di Top Gear, in cui la faccia gli si allargò, diventò un 16 noni praticamente. Grazie anche per questo meme live da parte di Francesco Fatti, che ben ci fa capire l'utilità di quei piccoli ma fondamentali parabrezza. Alfredo. Sì, allora il parabrezza effettivamente venne introdotto principalmente per evitare che arrivasse il vento in faccia, non tanto per gli oggetti, perché effettivamente non è che avesse una grandissima protezione. Se pensiamo magari all'incidente avuto da Massa nel 2009, non penso che sarebbe servito a molto dalla molla. Anche, però ricordiamo che effettivamente, per quanto può sembrare banale, ad alcuni piloti neanche dispiaceva l'idea di avere il vento in faccia. Quando effettivamente vennero introdotti i primi caschi, come diceva prima Franz, ad esempio ci furono alcuni piloti che protestarono. Famosa fu la frase che disse Tazio Nuvolari, che disse che lui era contrario all'idea di utilizzare il casco perché voleva sentire il vento sulla faccia. E questo effettivamente è abbastanza comica come cosa. Sì, abbastanza comica. Ci fa capire che caratterino avesse Tazio Nuvolari, Franz. Vabbè, sì, Nivola era pazzesco. Poi immortalato in quella bellissima, iconica canzone di Lucio Dalla, che rispecchia totalmente, totalmente davvero l'essenza di questo pilota storico. Uno scavezzacollo proprio, ma di quelli con qualche rotella in meno, che gli garantiva tanto successo e un posto nella leggenda. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, e qui di Alfa non ce ne sono, però di macchine rosse ce ne sono, e fanno veramente quello che vogliono in questa pista veramente fantastica. Qui inquadrato Matteo Aruta con la sua 250F tutta di traverso. Che bella questa uscita, guarda questi drift a quattro ruote, proprio la macchina che pattina verso l'esterno in maniera selvaggia ma controllata, definirei. E con davanti Tersigni, che è sotto a Fulvio Genova, quindi è riuscito a ricucire il distacco e sta preparando il sorpasso a bordo della sua Mercedes. Infatti anche qui Fulvio Genova probabilmente sta già attuando un po' di guida difensiva. Questo non gli fa piacere però per quanto riguarda la lotta al secondo posto, perché Giulio De Andrés si allontana mano a mano, anche se anche lui è riuscito a ricucire un attimino su Giuseppe Viola. Quindi attenzione a questi gap, questi distacchi che fanno un po' d'elastico, anche perché ovviamente le sbavature ci sono sempre dietro l'angolo, e quindi la situazione si può ribaltare in tempo zero. Quindi attenzione, infatti vediamo qui Tersigni che proprio a vista d'occhio è sotto alla D50 di Fulvio Genova. Dietro in scia alla D50 di Fulvio Genova Lorenzo Tersigni. Sono curioso di vedere l'approccio in curva 1 rispetto a quello di Fulvio Genova, perché credo che abbiano due stili di guida completamente differenti. Guarda quanto va a coprire l'interno Fulvio, questo però probabilmente gli fa portare la sua vettura molto all'esterno, invece no, è riuscito a tenerla cucitissima nella linea più interna. Fulvio, che grande guida da parte sua, con Lorenzo Tersigni invece molto più tondo, molto più stabile a portare maggiore velocità di percorrenza senza essere troppo impiccato con la sua Mercedes V196. Tra l'altro c'è da considerare anche la strategia, perché è prevista una sosta a metà gara, Franz. Sì, esatto, come abbiamo detto prima, a metà gara vedremo cambio gomme e rifornimento, quindi di nuovo la vettura che andrà a comportarsi bene o male come in questi attimi di partenza sarà cruciale per i piloti scegliere il momento adatto. Anche qui un
una fase di strategia, anche perché, come abbiamo detto, il tempo perso ai box è abbastanza, si parla di 35-40 secondi, per cui bisogna cercare veramente il momento giusto per poi riemergere in spazio, in aria pulita, e insomma probabilmente vedremo anche qualcuno che andrà a guadagnare, qualcuno che andrà a perdere. Comunque è sempre la roulette delle soste ai box, anche se ce n'è solamente una. Guarda che bel trenino invece si sta sviluppando qui dietro Fulvio Genova, perché anche Aruta, De Plato, Maffei e forse anche Oberto Tarena si stanno unendo al giochino, e quindi vogliono giocare anche loro e provare insomma ad infastidire la V196 di Tersigni, che rimane l'unica freccia d'argento in questo trenino rosso italiano. Nel frattempo Genova è andato un po' largo lì davanti, cosa che non gli ha impedito comunque di uscire fortissimo da curva 1, quindi ancora niente da fare per Lorenzo Tersigni, che ha da guardare e squadrare ancora il posteriore della vettura di Fulvio. E volevo semplicemente anche dare un'informazione ai nostri telespettatori, che se saranno accorti che non funziona la colonnina di sinistra, quella che dà le posizioni e i tempi, allora le diamo noi. Giuseppe Viola in questo momento è in prima posizione, guida la corsa dopo un ottimo start, Giulio De Andreis è in seconda, Pierluigi Italia occupa la terza, Fulvio Genova inquadrato lì davanti guida questo trenino, occupa la quarta posizione, dietro di lui l'arrembante Tersigni, ma attenzione a Matteo Aruta che sta tornando su in maniera mica male, ha girato appena appena più veloce di Lorenzo nell'ultimo passaggio, si parla di 3 decimini, e abbiamo visto che comunque i distacchi possono variare tanto anche da un tratto di pista all'altra. Fatto sta che in questo momento Lorenzo Tersigni mi sembra parecchio assediato da Aruta alle sue spalle, per la gioia della chat tra l'altro. Infatti abbiamo visto, riagganciando al discorso di prima, quanto faccia differenza una sbavatura. Abbiamo visto che Tersigni era sotto a Genova e pronto per scagliare la mossa offensiva, invece adesso deve spostare tutta la sua concentrazione in difesa sugli specchietti da Matteo Aruta qui on board. Bellissimi anche i dettagli della vettura, sarà bellissima anche per i piloti la fisica, che è stata rivista in ogni dettaglio dal team organizzativo di Italia Racing Team. Ancora una volta a fare i complimenti a tutto il lavoro dietro le quinte che la community svolge, quindi un grande applauso, perché il dettaglio e la ricreazione di questi eventi storici è possibile solamente grazie a loro, ed è questa la qualità che portano sul canale in ogni campionato e anche in ogni For Fun. E se non ci credete, guardatevi pure le repliche su YouTube. Matteo Aruta, che adesso si vede che sta spingendo, perché si vedono ancora più sovrasterzi in uscita, e qui comunque bellissima questa inquadratura che fa vedere le altre tre vetture che lo stanno tallonando e che provano a guadagnare la posizione sul pilota inquadrato. I piloti in questione sono Marco De Plato, Tommaso Maffei e Federico Oberto Tarena, che se la stanno duellando anche tra di loro. E insomma, spettacolare questa azione, perché ci fa vedere come queste vetture riescano a battagliare assieme, come soprattutto anche i piloti come siano corretti, perché di incidenti che nelle prime fasi di gara non ne abbiamo visti, a meno che di grandi non ne abbiamo visti, quindi tutti i piloti bene o male mi sembrano che stiano svolgendo la gara per loro. Attenzione a Tersigni e a Ruta che sono arrivati al contatto. Porca dice miseria, infatti con Tersigni che perde posizione, quindi adesso sarà mangiato in un sol boccone dagli altri tre partecipanti che abbiamo prima citato, quindi attenzione con Maffei, che è quello che passa davanti a tutti. Incredibile, era forse il guarda come le impatta Maffei, che cosa sta facendo, ma come ha deciso di affrontare la curva Maffei con la numero 10, che spettacolo, una Ferrari di traverso davanti alle due frecce d'argento scavalcate sul rettilineo principale, così come un lampo rosso Tommaso Maffei si porta davanti ai due piloti che precedentemente si sono scornati evidentemente fortissimo, mentre davanti c'è l'errore. Oh, che cosa? Ah, ok, non è andato a muro Marco De Plato. Fatto sta che momento di brivido per lui, cuore in gola, ha recuperato benissimo la propria vettura. Però avete visto, ragazzi, quanto sia dietro l'angolo ogni sbavatura, ogni piccolo errore. Qui De Plato ha staccato veramente tardi, l'abbiamo visto, la macchina che si è intraversata, e lì non ce n'è, non la puoi salvare, ha dovuto andare di un
po' di panico e comunque è finito largo nell'erba e ha dovuto sacrificare le posizioni. Il comportamento della vettura in questo momento che non perdona, nel senso che se arrivi tardi alla staccata, che ci sta, nel senso che sei in battaglia e comunque vuoi sempre provare a staccare più tardi di quello che ti precede o quello che ti segue, tu ci provi, però la macchina veramente non perdona. Un comportamento che era tipico di quest'auto, credo, Alfredo. Sì, in effetti possiamo vedere come effettivamente sembri sempre di essere sul bagnato, anche se effettivamente la pista non solo è asciutta ma è anche terribilmente calda, quindi non oso immaginare cosa potrebbe succedere nel caso si dovesse andare su piste magari bagnate. È vero, tra l'altro, guarda di nuovo Maffei, ha deciso che questa prima curva lui la affronta così, è fuori di testa Tommaso Maffei, che cosa va a fare passando la riga bianca con le gomme di sinistra, ma mantenendo comunque la vettura in pista, adesso impegnato in un duello furioso con il numero, oh mamma mia, ho sbagliato, scusate, l'inquadratura, con il numero 14 guidata da Federico Oberto Tarena, che adesso si trova ad inseguire la vettura numero 10. Adesso si riproporrà secondo me all'interno, all'ingresso del misto, vediamo se è così, tira la staccata, se così si può dire. Maffei in un panino tra le due frecce d'argento, una a destra, una a sinistra, quella di Arude, quella di Tarena e quella di Tersigni, che però adesso è scavalcato, sta succedendo di tutto, che spettacolo. Arude lì si invita alla festa e vuole passare assolutamente davanti a Lorenzo Tersigni, qua davanti invece chi ci è riuscito molto bene a mettersi dietro tutti quanti è Federico Alberto Tarena con quella mossa su Maffei. Che spettacolo, che belli questi ragazzi che ci fanno godere con qualunque tipo di automobile, si mettono alla guida. Eccolo qua inquadrato Tarena che arriva giù al toboga, Tommaso Maffei dietro di lui, Tersigni a inseguire. Allora voglio andare on board proprio con Lorenzo per apprezzare al meglio quest'ultima parte di pista, che sembra forse quella in cui è un po' più in difficoltà, perché l'abbiamo visto in due occasioni essere un po' impiccato. Anche adesso ha tentato di fiondarsi all'interno di Tommaso Maffei, c'è stato il contatto e quasi il sorpasso avvenuto in maniera un po' spropositata, sorpasso che adesso avviene in allungo sul rettilineo, poi ovviamente direzione gara che valuterà tutti gli episodi che verranno proposti dai piloti, i conduttori in gara in questo momento. Maffei non è riuscito adesso a fare come ha fatto prima la prima curva. No, infatti se lo faceva anche adesso era veramente da 10 pieno. Bella la manovra prima di Oberto Tarena, è difficile anche con queste auto calibrare bene il sorpasso. Qui ho fatto un plauso anche ai piloti protagonisti perché hanno dimostrato di essere veramente corretti. E poi Tersigni ci ha provato all'interno, forte di una grande uscita qui in questo punto, si è messo all'interno, si è visto che ha staccato tardi, si sarebbe visto che Maffei in uscita lo avrebbe preso, il contatto non ha, attenzione anche qui un momento di sovrasterzo per Arruda che consegna la posizione a De Plato, e abbiamo visto che Maffei è comunque uscito più forte, ha restituito almeno ha provato a restituire il favore senza successo e si trova adesso dietro a Tersigni e alla sua Mercedes. Qui andiamo a inquadrare altri piloti, Giancarlo Lovatti che ci ha fatto vedere di che pasta fosse fatto con le Clio, adesso è qui con un'altra vettura francese con la sua Gordini tipo 32 che viaggia in tredicesima posizione, seguito da Gian Greco, preceduto da Gian Greco in dodicesima, Fabio Carello in undicesima, che qui prova l'affondo su Beppe Coso, si fa vedere molto approfittatore, molto rapace sulla preda per la top 10, top 10 che è l'ultima posizione che garantisce un punticino, quindi veramente voglioso Fabio di almeno entrare in zona punti per poi finire a segno nella classifica generale per questa chiusura dell'evento. Quando sono passati 12 giri la classifica recita ancora Giuseppe Viola in prima posizione con Giulio De Andreis staccato di un secondo e mezzo, seguito poi da Pierluigi Italia ben 12 secondi dietro al pilota con la Maserati 250F, e un po' in una no man's land anche se deve guardarsi gli specchietti da Fulvio Genova in quarta posizione. Qui torniamo con il gruppetto che ci fa tanta ci fa vedere tantissima azione con Matteo Ruta che da dietro guarda e sta ricalibrando, si sta ripreparando a effettuare altri sorpassi, a restituirlo prima di tutti sulla lista c'è Marco De Plato.
Assolutamente, hai ragione Franz, volevo solo sottolineare la presenza di Pierluigi Italia in una pampa praticamente, nella terra di nessuno, là in terza posizione, non inquadrato fino a questo momento, però diciamo che se la sta godendo, è quasi una passeggiata dal canto suo, anche se di passeggiata in realtà non possiamo parlare, ed è stato più interessante seguire fino a questo momento la lotta intensa che si è sviluppata tra questi piloti, con qualcuno lì davanti che forse è andato largo, no, mi sembrano ancora tutti in pista, soprattutto le due frecce d'argento, quelle di Lorenzo. Roberto Tarrera e Tersigli, vai. Lorenzo, scusa, perdonami se ti interrompo, però visto che tu hai parlato di Italia che era in una posizione di nessuno, in realtà nello scorso giro lui ha fatto un primo settore molto lento, ha perso addirittura 7 secondi su Genova, quindi, e infatti si sono molto riavvicinati, quindi credo sia il caso di magari andare a vedere la loro lotta. Grazie Alfredo, hai ragione. Sono a meno di un secondo. Hai ragione, sì. eccoli qua infatti. Fulvio Genova che si è riavvicinato alla davanti e Pierluigi Italia adesso nel mirino, seppur molto lontano in realtà, per un probabile attacco non velocissimo in questa curva 2, mi sembra Pierluigi un po' in difficoltà là davanti, vediamo che cosa succede e se ha qualche tipo di problematica. Non mi sembra effettivamente velocissimo Pierluigi, avrà qualche problema tecnico alla vettura? Vediamo, stiamo su di lui con le inquadrature, Franz cosa ipotizzi? Oh, là dietro è successo qualcosa, attenzione! Perché vedo una vettura? Eh sì, Maffei, anzi anche Aruta, sono stati tutti e tre coinvolti, Aruta, De Plato e Maffei in un contatto all'ingresso della zona della Viborita, lo Snake, il serpente, chiamatelo come vi pare, ancora i ferri corti, Maffei e De Plato qua dietro che lo insegue, vediamo che cosa riescono a combinare questi due, se si scornano ancora una volta a distanza troppo ravvicinata, no, sembra ancora un po' distante Marco De Plato, e stiamo a vedere cosa accadrà lì al tornante, poi torneremo su Pierluigi Italia. Beh, era questione di attimi, sinceramente ce lo aspettavamo, poi ancora di traverso Maffei qui dietro ai box, probabile, un errore. Probabile, vediamo Pepe Coso è dietro di lui, Carello, Maffei rientra, sì Maffei rientra. Eccolo qua, wow. 14esimo giro su 44, molto presto, molto anticipato ragazzi. Molto presto, probabilmente, visto che era nel gruppo, vuole fare un modernissimo undercut, direi, o comunque, insomma, provare a togliersi di mezzo quella spinosa situazione che gli ha causato un contatto e gli ha fatto perdere tempo. Guarda qui Giancarlo Lovatti, torna on board ancora un attimino, per favore, per far vedere dove è piazzata la leva del cambio in mezzo alle gambe del pilota. Molto comoda. Non facciamo allusioni sessuali, l'ho detto, le teniamo fuori, però impressionante. Ecco, non era la prima macchina che aveva la leva del cambio in posizione centrale, questo perché era la soluzione più semplice, il cambio e la trasmissione passavano nel tunnel direttamente centrale, e quale modo più comodo di far venire fuori la leva del cambio direttamente da quel passaggio senza dei tubi o dei passaggi complessi per metterla a destra, a sinistra, insomma. Veramente veramente comodissima come situazione, mentre qui Marulli, se non sbaglio, sul Conot, guardate quanto è più moderna, un volante molto più piccolo e la leva che è posizionata a destra con un, abbiamo citato qui il parabrezza, questo molto più ampio che va a fare una sorta di carenatura attorno al pilota. Bellissime queste differenze tra le vetture che praticamente fanno vedere come ingegneri dell'epoca con un foglio bianco davanti e pochi regolamenti potessero interpretare a libero piacimento la natura di una vettura da competizione del massimo livello. Ecco, non me ne voglia Gordini, ma io avrei preferito guidare la macchina che sta guidando Marulli, ossia la Connaught, con una leva del cambio un po' più comoda, un po' più cartistica. Vabbè, sì, sembra proprio di sì, perché guarda il rimando proprio dietro la colonna del volante, una soluzione che poi si ritrova anche in altre automobili anche comuni, viene in mente la Renault 4, giusto per fare un rimando francese, anche alcune Saab, se non sbaglio, ce l'avevano, l'infamissima e tristissima Trabant 601 ce l'aveva anche, ma quello è la cosa più lontana che esista da un'auto da corsa. Questa invece è Mercedes, è puro stile tedesco, pulito, preciso, con un ampio spazio per il pilota. D'altronde è anche una macchina veramente mastodontica se comparata alle piccole Ferrari, alla piccolissima, agilissima Maserati 250F. Soprattutto nella sua versione carenata, no? Quella a ruote coperte, wow. Alfredo.
Sì, c'è da dire che innanzitutto il 1955 fu una stagione abbastanza innovativa, perché fu probabilmente il primo vero anno in cui debuttarono delle Formula 1, perché appunto nelle primissime stagioni effettivamente le macchine che correvano erano magari dei residuati antecedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Ad esempio l'Alfa, che vinse i primi due mondiali della storia nel 1950 e 1951, la 138, risaliva addirittura a prima della guerra, al 1939. Poi nel 52 e nel 53, per limitare lo strapotere della Ferrari, senza tra l'altro riuscirci, si decise di correre col regolamento della Formula 2, e quindi effettivamente da questo momento in poi iniziamo a vedere le prime Formula 1 vere e proprie, e da qui infatti si può vedere come molti team iniziarono ad acquisire soluzioni molto diverse tra di loro, perché appunto essendo all'inizio di un nuovo regolamento c'erano molte strade da poter prendere. Certo, e tra l'altro tutte queste innovazioni ovviamente erano portate all'estremo per quanto riguardava ovviamente l'epoca, no? E poi invece dovremmo attendere parecchi anni per l'introduzione delle prime ali. Le prime ali, che effettivamente secondo qualcuno è l'inizio della vera e propria Formula 1, però comunque non diciamolo al nostro collega Cristian Pallavena, che salutiamo tra l'altro. Ciao Cristian. Sì, però sappiamo che effettivamente fu una rivoluzione che arrivò soltanto nel 1968. Fino ad allora effettivamente furono i motori a fare la differenza, soprattutto la collocazione fra motore anteriore e motore posteriore. Attenzione, c'era un pilota lì fermo, se non ho visto male, Luca Puglisi, era fuori pista, 26esimo tra l'altro, quindi dead last, se così si può dire, purtroppo per lui a bordo della sua Maserati 250F. Purtroppo non è stato fortunatissimo anche l'alettone scheggiato, anzi l'alettone, pardon, adesso avevo in mente quel termine, stavo parlando ovviamente del parabrezza, vediamo se riusciamo a vederlo, eccole lì, tutte le schegge, purtroppo rovinato questa bellissima vettura, portandola probabilmente al contatto con le barriere, anche il posteriore non mi sembra messo nel migliore dei modi, lo possiamo apprezzare dopo. Ragazzi, io mi fermerei per un momento in pubblicità e poi ci ritroviamo in diretta di nuovo su Italia Racing Team. Risolto qualche problemino tecnico che ovviamente può accadere, d'altronde il bello della diretta. Siamo on board con Giulio D'Andreis nel riquadrino in basso a destra, e mentre dall'inquadratura televisiva seguiamo Giuseppe Viola, che è inseguito proprio dal pilota precedentemente menzionato. Un secondo e due il gap tra questi due meravigliosi piloti, che stanno facendo davvero la differenza, perché ragazzi, dietro Pierluigi Dalli è staccato di 20 secondi. Sono tanti, certo è che all'epoca c'erano dei distacchi veramente enormi, però qui questi due piloti stanno facendo davvero la differenza. Il gap che ha fatto veramente tanto elastico era prima anche a 3 decimi, adesso si è riattestato attorno al 2,5 secondi, anche se Giulio D'Andreis nell'ultimo passaggio sulla linea del traguardo ha girato molto forte, 37,8 per lui contro il 38,6 di Giuseppe Viola. Quindi attenzione, anche qui ci sono fasi di gara accese, perché Tersigni, Aruto, Oberto Tarena penso abbia fatto un errore, l'abbiamo visto girare largo esterno in traiettoria, quindi i due piloti prima citati che hanno guadagnato la posizione ai suoi danni. Ecco qui la classifica che vediamo bene, classifica che ha visto anche dei rimescolamenti per quanto riguarda le soste, perché Peppe Cosa è un altro pilota che si è fermato ai box ed è rientrato, se non sbaglio, 24esimo, eccolo qui, che ha compiuto un gran bloccaggio, probabilmente
con le gomme fredde si fa un po' fatica, gomme fredde e poi ancora benzina più carica, e Pepe Coso un po' lagga, attenzione, quindi andrà tenuto d'occhio. Esatto, speriamo che non sia terminale per lui questo problema, mentre Luca Puglisi probabilmente dopo l'incidente, l'uscita di pista che abbiamo visto prima, ha deciso di ritirarsi ai box. Peccato per Luca, però è il primo ritiro di questa gara, ritiri che ovviamente, Alfredo, all'epoca erano assolutamente normali per quanto riguardava il corso di una gara. Sì, ovviamente all'epoca erano normali, principalmente quelli dovuti per quanto riguardava l'affidabilità, o meglio l'inaffidabilità delle vetture, che era parecchio scarsa, ma soprattutto anche appunto per le una cosa che adesso abbiamo difficoltà a pensare, però il fatto che comunque le gare erano molto più lunghe di quelle di adesso, si arrivava anche a 500 km, erano su circuiti molto più difficoltosi, e soprattutto i piloti, lo possiamo vedere nelle immagini, se pensiamo ad esempio a Fangio, ad Ascari o a Gonzales, non erano minimamente in forma. Quindi uno dei motivi principali dei ritiri è sicuramente quello che riguardava la stanchezza proprio fisica. In questo Gran Premio ne abbiamo parlato, ci furono i piloti che si alternarono alla guida delle vetture, ma ci furono anche alcuni casi, ad esempio la 500 miglia di Indianapolis del 1950, in cui per l'altissima temperatura ci fu addirittura che morì di ipertermia, appunto perché la condizione fisica di questi piloti non era per niente paragonabile a quella di adesso. Quindi sì, assurdo, veramente cose d'altri tempi, ecco, sono veramente impensabili ad oggi. Tornando all'azione in pista, vediamo che Federico Bertotarena si è fermato anche lui ai box, quindi uno dei piloti che ci ha fatto vedere prima tanta azione attorno alla quinta, sesta, ottava posizione, adesso sceglie anche lui di fare la sua sosta, quindi vedremo dopo dove arriverà. Attenzione a Marulli, che va a dare fastidio a Saldana per l'undicesima posizione, ha provato un incrocio qui, ma comunque Saldana ha piazzato veramente bene la sua Mercedes, andrà a difendere qui, guardate tutti e due come tagliano bene qui alla Viborita, all'Ombù, un largo. Po' si scompone Saldana, è largo, tanto sovrasterzo, qui ricuce Marulli, vediamo se adesso riuscirà a capitalizzare sull'errore che ha fatto il pilota della Mercedes qui in uscita, però ha fatto fatica a controllare la sua Connaught e vedrà involarsi la freccia d'argento sempre più lontana e diventare sempre più piccola. Vediamolo qui in frenata al toboga, sta più stretto Saldana, riesce a fare una susseguenza di curve molto migliore rispetto a Marulli. Ultima staccata qui alla Orchiglia, già la vettura che si scompone in fase di frenata, e poi in uscita qui una, due correzioni di sovrasterzo, qui ancora una leggera terza per portare la vettura ancora più a destra, poi esatto come diceva Alfredo prima, qui sembra di stare non sul bagnato ma sul ghiaccio, guardate quanto il pilota debba ancora comunque muovere il rettilineo anche quando è in fase di piena accelerazione. Qui la staccata si fa vedere Marulli, ma non c'è un'opportunità di sorpasso, anche se Saldana ha provato a resistere molto e quindi si trova all'esterno, i due esatto si trovano appaiati dopo curva 1, però Saldana riemerge ancora davanti. Giulio De Andreis si invola verso i box, è lui che adesso dà lo strappo e vediamo adesso con la sosta se reagirà Giuseppe Viola, dovrebbe fare la gara su di lui, però comunque sappiamo che la situazione può essere differente e comunque vedremo Giuseppe che strategia sceglierà adesso che sa che Giulio De Andreis si è fermato ai box. Esatto, attenzione dunque al gioco delle strategie ai box anche Genova, eccolo qua che rientra con la sua numero 36, via, si ferma anche Fulvio Genova a ruta, quindi passa davanti, attualmente là davanti a tutti c'è Giuseppe Viola, Pierluigi Dalia segue a 23 secondi, si ferma nel frattempo anche De Plato dalla quinta posizione, scalerà ovviamente molto più indietro quando sopraggiungeranno via via tutti gli altri concorrenti sulla linea del traguardo. Vado a seguire anche i piloti che precedentemente erano molto vicini, chiederei a Daniele Gianfaglia di mettersi nell'onboard di Stefano Saldana e inquadrare il retro della sua vettura, perché voglio vedere qua dietro che cosa succede, se Daniele dalla regia riesce a fare questa magia per cortesia sarebbe ottimo. E allora tra qualche secondo ci andremo ad inquadrare questi due piloti da due prospettive che secondo me ci fa apprezzare tanto la differenza di guida. Vediamo se ce la fa Daniele, tra qualche istante dovremmo avere la telecamera su
Stefano Saldana che inquadra il retro, ma adesso attenzione perché Marulli passa davanti, seppur con una staccata troppo tirata all'ultimo e tirata contro le barriere, è proprio la sua Conno che non sarà contentissima di essere stata sfracellata nella sua fiancata di sinistra. Giuseppe Viola nel frattempo là davanti al pit, quindi attenzione alla sua uscita. Ci si impiega circa 40 secondi, se non vado errato, a compiere la sosta. Dunque attenzione al suo rientro. Andiamo a seguire poi anche il suo più diretto avversario, che è Giulio De Andrés, in questo momento nella fase centrale della pista, alla curva Cajon. Eccola qua, via verso poi la Lugo che ci porta al Toboga. Quindi probabilmente credo che Viola riesca ad uscire davanti a Giulio De Andrés, seppur di pochissimo, perché comunque il tempo è molto molto al limite. Stiamo a seguire dunque queste fasi. Anche Italia ai pit ritornerà in pista giustamente a 20 secondi da questi due. Allora Giuseppe Viola è ancora fermo, sì è ancora fermo, e allora andiamo a seguire quello che fa De Andrés, che giunge adesso sul rettilineo del traguardo per sprigionare tutti i cavalli della propria vettura. Via lungo questi metri che potrebbero consegnargli la prima posizione. Viola esce adesso ed è dietro di pochissimi metri, ma è dietro crucialmente, quindi deve riguadagnarsi una prima posizione Giuseppe Viola se la vuole tenere e ottenere, soprattutto al termine di questa corsa che ormai è arrivata praticamente al giro di boa. Siamo a 24 su 44 giri, quindi già superata alla metà. Pierluigi è ancora ai pit, rientrerà tra poco in pista anche Marulli, si ferma e quindi andiamo a seguire prossimamente le fasi di nuovo tra il duello di Marulli e Saldana, più specificatamente quando rientreranno probabilmente l'uno vicino all'altro. Allora qua davanti a tutti c'è Lorenzo Tersigni, che ancora la sua sosta non l'ha compiuta. E infatti vedremo adesso gli ultimi piloti che compieranno la sosta. I primi tre, Tersigni, Aruta e Giangreco, ancora non l'hanno effettuata e ancora non accennano a rientrare ai box. L'ingresso della corsia dei box è addirittura prima dell'ultima curva, quindi si taglia un bel pezzo di strada per poi entrare. Adesso entra Giangreco, se non sbaglio, ai box, e comunque abbiamo visto il cambio di leadership virtuale, nel senso che De Andrés a questo punto della corsa si trova davanti crucialmente a Giuseppe Viola. Quello che abbiamo detto prima, un che di strategia, di tattica, riesce a influire per ora nel risultato di gara. Abbiamo visto Giuseppe Viola che subito si è trovato l'auto di De Andrés, la sua Maserati, davanti e quindi ha cominciato a spingere a più non posso con una grande uscita in sovrasterzo. Sicuramente adesso sarà lui a fare il ruolo del falco che insegue il gabbiano. Sta di fatto che comunque il sorpasso dovrà farlo in pista e staremo a vedere quando e dove lo vedremo. Sorpasso in pista che sta per avvenire in questo momento con Mamazza, che va adesso però, credo a questo punto, a un doppiaggio, perché non mi sembra che appunto ci sia di che superare per lui dalla quinta posizione. O sbaglio? Non sbaglio. Ho sentito un rumore di sabbia nella mia cuffia destra, chissà che cosa è successo. Non vorrei che fosse... No, Lovatti non è, perché ai pit Corazzini è stato coinvolto forse in un qualche momento di difficoltà, infatti è appena uscito da quella che è curva 1, quindi probabilmente era lui il pilota coinvolto nell'errore che ho sentito, non però inquadrato nella mia cuffia. Andiamo a seguire i piloti che sono l'uno vicino all'altro, come per esempio... Oh, è andato lungo Mamazza in erba e quindi consegna le sue quattro ruote ai prati verdi di Buenos Aires e purtroppo per lui perde così la posizione su Pierluigi. Italia Piragnolo nel frattempo fa peggio e si gira dalla parte opposta e deve riguadagnare la pista con una manovra un po' particolare e difficile, soprattutto perché dietro sopraggiunge De Plato molto veloce, che adesso va all'incrocio. Che cosa succede? Bella la difesa di Piragnolo, che ha allargato la propria vettura a più non posso per non far passare dietro il pilota che guida la numero 5. Eccolo qua in undicesima posizione, la numero 25, pardon. Scusa, ma c'è Viola che ha tirato altissimo nel secondo settore, ha fatto 1.4 e infatti Italia li si è riportato sotto. Italia era solo 3 secondi. Incredibile. Forse quello sì, è il rumore di Italia. Vediamo che cosa è successo, perché
non c'è stato possibile inquadrarlo. Ovviamente, fatto sta che adesso Viola è a portata di Pierluigi, che sta arrivando piano piano, ma sta arrivando. Non sembra fino a questo momento averne avuta di più di Viola Pierluigi, però se gli errori costano così cari, caspita, allora qua è ancora tutto aperto. Sì, è impressionante perché ha girato in 1.55.9 Giuseppe Viola. Un errore nel secondo settore, come hai avuto tu grande udito, quel rumore di sabbia non faceva presagire niente di positivo, e niente di positivo è arrivato a Giuseppe Viola, che sicuramente stava spingendo per ricucire su Giulio De Andreis ed è finito largo fuori pista, e questo l'ho portato nelle grinfie di Pierluigi Italia, che forse non se lo aspettava, però comunque costante è rimasto lì. Adesso vede con gli occhi la Ferrari 555 di Giuseppe Viola ed è pronto a sferrare l'attacco. Intanto Aruta e Tersini sono rientrati ai box, quindi l'ordine di gara dovrebbe ristabilirsi presto, quando andremo a compiere il 27esimo giro su 44 di questa gara. Eccoli infatti qui inquadrati, Aruta sulla Maserati e l'altra Maserati che passa e si prende la leadership sul campo, sulla pista. Giulio De Andreis adesso che affronta la prima curva, una prima curva che abbiamo visto essere molto difficile in approccio, una volta che si sbaglia anche di un pelo il punto di staccata è difficile recuperare la macchina, che ovviamente è sempre una belva da controllare in ogni suo movimento, che sia laterale o longitudinale. Pazzesco come i piloti dell'epoca lo facessero e come i piloti di adesso ci stanno facendo vedere in questa gara, con Giuseppe Viola un approccio ancora largo. Vediamo se Pierluigi riuscirà a guadagnare ancora di più, perché adesso il momentum sembra essere tutto dalla sua parte, e infatti primo settore Viola per Pierluigi Italia, 19.6 contro 19.8 di Giuseppe Viola. Vediamo se riuscirà ancora a ricucire il distacco per poi provare un potenziale sorpasso e il guadagno della seconda posizione. Qui arrivano ancora a freni bloccati e il distacco si ricuce veramente visibilmente, Lorenzo. Assolutamente sì, tant'è che l'ultimo giro Pierluigi Italia lo ha compiuto in un secondo e mezzo più veloce rispetto a Giuseppe Viola. In questa fase sembra averne tanto tanto di più Pierluigi, che sia magari una differente scelta di benzina da imbarcare sulla propria vettura, boh, chi lo sa, magari lo chiederemo proprio a loro nelle interviste che avremo al termine di questa corsa. Adesso però sta allungando Giuseppe crucialmente nei confronti di Pierluigi, almeno in questo allungo, in questo rettilineo breve che ci porta al toboga. Un controllo là davanti di Viola, fa altrettanto però Pierluigi, sfiamma la vettura di Giuseppe in seconda posizione. Pierluigi molto molto lento, guarda quanto cerca di essere pulito Pierluigi. Questa forse è la chiave del interpretare la vettura, o comunque insomma uno stile che rispecchia veramente il stile dell'epoca, la pulizia dei traiettori, la pazienza soprattutto per piloti sim drivers che sono abituati a tutto il contrario, perché magari guidando cose moderne come Formula 1, ma anche tensione, qui l'ha rischiata veramente tanto, perché anche pizzicando magari l'erba interna poteva scomporre ancora di più la vettura. E diciamo che è una guida contronaturale, controindicativa a quello che ci siamo abituati per decenni, direi. Quindi anche qui chi riesce a fare questo ritorno alle origini in maniera più perfetta sarà premiato. Qui è entrato tutto in controsterzo per Luigi, per tre quarti di curva l'ha fatto col volante storto girato verso sinistra, assurdo. Si vede comunque che qui sta spingendo, guarda, oh, ecco qui che pendolo che innesca in qui alla Ombu, un destra-sinistra che comunque gli riesce, gli consente di mantenere la vettura incredibilmente puntata verso la direzione giusta. Qua sembra essere più in forma Giuseppe Viola effettivamente, però poi nel primo e nel terzo settore guadagna di più Pierluigi, che anche nel passaggio precedente ha girato 4 decimi più veloci del suo avversario in seconda posizione. Certo è che ogni giro che si compie praticamente le linee non sono mai uguali a quello precedente, bisogna stare molto molto attenti, e sarebbe quello l'ideale, no? Ripetere esattamente le stesse linee, ma non è mai mai facile. Esatto, qui le pennellate sono veramente varie e variopinte rispetto al pendolo di Foucault che dovrebbe essere l'automobile
da corsa, e qui ne vedremo davvero tante. È difficile per un pilota, è difficile per un sim driver essere costanti con una macchina moderna, figurarsi con queste antiche. E anche qui hai fatto bene a menzionare questa cosa, perché potrebbe essere la leggera differenza che fa vincere o perdere una gara. Di nuovo qui con Giancarlo Lovatti, che è stato superato da Paolo Mamazza, qui grande battaglia. Vediamo davanti anche Marulli, Corazzini e Peppe Coso, che si stanno scambiando le posizioni, e anche loro sicuramente si stanno divertendo su queste vetture, come Tommaso Maffei, che adesso deve farsi vedere, farsi riguardo da Paolo Giangreco. Un'altra battaglia Maserati contro Lancia in questo istante, sembrano immagini uguali, invece sono altri due protagonisti di questo campionato. Maffei che va molto largo, Giangreco che viene tratto in errore, ma molto meno. Qui in staccato ovviamente ricuce davvero tanto, e qui Maffei si vede che è tanto sotto pressione, anche lui sempre esterno. Ci ha fatto vedere degli approcci in curva 1 veramente fantastici e sopra le righe, comunque tenuti sempre sotto controllo, su quel filo del rasoio, su quell'equilibrio precario che è la natura intrinseca di queste vetture. Che spettacolo però vederle correre così. Però volevo dare parola ad Alfredo in questo momento. Sì, diciamo che uno dei motivi per cui vediamo tutto questo stile di guida particolarmente oscillante è soprattutto anche legato alle gomme, perché come possiamo vedere comunque le gomme non erano slick, ma erano delle gomme all season molto dure, con delle scalanature, diciamo, e questo effettivamente portava ad avere molto meno grip. Intanto qui c'è Greco su Maffei, mamma mia, nel richiamo con il suo volante verso sinistra ha rischiato di travolgere la Ferrari di Maffei. Non è successo niente, hanno giocato a mettere meno millimetri possibili tra l'anteriore sinistra Paolo Giangreco e la posteriore destra di Tommaso Maffei. Ce l'hanno fatta nella maniera più efficace e idonea, questo ci fa piacere. Lotta intensissima che va avanti, vai Alfredo. Questo è proprio uno degli esempi che abbiamo visto proprio a causa delle gomme, che in effetti sono molto più simili a quelle che adesso troviamo sulle vetture stradali, o per fare degli esempi magari dal punto di vista delle corse, le gomme che ad esempio troviamo nelle auto da rally o comunque in Formula E, che sono di vetture adatte a tutte le condizioni e molto dure. Esatto, è vero, bella questa disamina dello sempre splendente Alfredo Cirelli, ma splendente anche la prestazione di Tersigni, che così si prende la quarta posizione ai danni di Aruta, scavalcato all'ingresso della zona del misto. Eccolo qua, sfiammante Tersigni, che affronta la curva numero 7 del circuito di Buenos Aires e va verso l'inseguimento di Pierluigi Italia, anche se comunque un compito molto duro. 14 giri al termine, non sono moltissimi per ricucire 8 secondi di gap, anche considerati i tempi. Effettivamente Pierluigi è più veloce di un decimo nell'ultimo passaggio rispetto al pilota qua inquadrato che guida la vettura della Stella a 3 punte. Torniamo là davanti con proprio Pierluigi, perché il suo gap con Viola si è un po' allungato. Non sono più quei secondo e mezzo che c'era prima, adesso viaggiano un po' più distanti i due nell'arco dei 3 secondi circa. E mentre là dietro si scornano fortissimo, tra l'altro, Maffei e Giangreco, come abbiamo visto in precedenza con quest'ultimo che passa davanti in settima posizione. Maffei dunque a inseguire. Io chiederei a Daniele Gianfaglia di predisporci la doppia camera andando su Maffei, mentre io rimango su Giangreco. Vediamo se ce la facciamo ad inquadrare qualcuno. Guarda che spettacolo! Tra l'altro, Lorenzo, c'è da dire che facendo riguardo ai piloti che hai appena citato, Maffei ha cambiato le gomme molto presto, quindi potrebbe avere problemi, mentre Tersigni è in rimonta perché lui ha cambiato le gomme per ultimo, quindi potrebbe effettivamente prendere Italia. Sì, il suo compito è molto difficile, deve farlo vedere adesso il suo ritmo, perché ormai... Però ha girato molto veloce nel primo settore. Hai ragione, in questo momento è il personal best 19.9 nei confronti però di un 19.6 di Pierluigi, che tra l'altro non è neanche il suo migliore. Quindi la vedo dura per Tersigni. Franz, tu? Sì, allora, diciamo che citando quello che ha detto Alfredo sulla questione componenti meccaniche come le gomme, sicuro sono una cosa assurda ai tempi d'oggi, una tecnologia veramente remota per quanto riguarda la Formula 1, e quindi diciamo che la differenza non è così incisiva. Certo, una copertura più fresca è ovvio che dà un vantaggio, ma questo vantaggio non è così ampio come ci si aspetterebbe ai giorni nostri. Certo è che Lorenzo Tersigni, come hai detto tu Lorenzo, ha una bella montagna da scalare,
i giri sembrano però pochi, però sappiamo bene e l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Il secondo settore. Sì. Attenzione all'errore nel frattempo di Mattei, che ha perso contatto con Gian Greco. Sono proprio episodi come questi che possono ribaltare in un niente la gara di un pilota. Come abbiamo visto, Giuseppe Viola, che sembrava in difficoltà in quelle fasi iniziali dopo la sosta, eppure poi ha ritrovato la quadra, è riuscito a ripiazzarsi e a rifare il suo ritmo di gara. Attualmente è riuscito a staccare per Luigi Tale di 2 secondi e 7, 2 secondi e 8, però comunque sta a 20 secondi da Giulio De Andreis, che dopo la sosta invece è sembrato impressionante. Forse è il pilota che l'ha piazzata nel momento giusto e da lì in poi è riuscito a imprimere un gran bel ritmo. Gira attualmente in 37.0 contro il 37.7 di Giuseppe Viola. Pazzesco. Stavo guardando anche chi potrebbe portarsi a casa il giro veloce, mentre Maffei tanto veloce era sì in ingresso ma perderà molto in uscita, se non sbaglio. Attualmente il giro più veloce appartiene a Paolo Giangreco con un 36.4, ora in settima posizione con la sua Lancia di 50. Lo vediamo lì, quel pallino rosso che Tommaso Maffei sta cercando di riprendere. Tommaso Maffei, che è stato passato da Paolo Giangreco e che adesso vorrebbe restituire il favore, anche se qui il distacco si sta ben più aumentando. Il pilota che è un po' sparito dai radar è Fulvio Genova, che abbiamo visto partire in pole position, adesso in sesta posizione. Evidentemente anche lui qualche problemino o comunque una sosta che non ha pagato, però comunque adesso stavo guardando il riferimento cronometrico di Lorenzo Tersigni, perché Alfredo lo stava tenendo molto molto di riferimento per quanto riguarda la rimonta su Pierluigi Tali. Ha fatto un 37.0 a fronte di un 37.1 di Pierluigi Tali. A questo penso che non basti quando mancano 11 giri alla conclusione. Tornando con Genova, insomma, sprofondato in sesta posizione. Un po' una delusione, ce lo aspettavamo molto più competitivo, secondo me, ragazzi. Voi che dite? Dopo la pole position, assolutamente sì. Genova, pensavo che fosse quello da tenere d'occhio anche per quanto riguardasse la gara, e invece, purtroppo, è stato probabilmente sfortunato, comunque non a posto con la propria vettura e dunque relegato in una sesta posizione che sicuramente non rende merito alla sua preparazione, alla sua abilità di guida. Genova è veloce con qualunque, ragazzi, cosa gli metti al volante. Vai Dani. Scusate, notizia dell'ultimo minuto, Matteo Bezzu purtroppo è impantanato. Ah, fantastico. Sulla destra adesso ci siamo passati. Ah, sulla sinistra, caspita, scusa. No, Bezzu, quindi fermo a quella che è l'ultima curva, all'uscita del toboga, quindi ha lanciato a muro la propria Gordini e così si ritrova fermo lì, giustamente, come si faceva all'epoca, la macchina rimane ferma nel punto in cui si era schiantata. Torniamo un attimo con le immagini nella testa della corsa. Giulio De Andreis la guida con i 33 giri percorsi fino a questo momento, e adesso nel 34esimo stacca di parecchio il pilota in seconda posizione Pierluigi Italia. Si è riavvicinato Giuseppe Viola, attenzione, quindi Tersigni non si è avvicinato a Italia, Italia si è avvicinato a Viola, Aruta si sta avvicinando a Tersigni. Attenzione alle forze in gioco che cambiano di momento in momento. E in queste fasi finali di gara potremmo vedere il ribaltone che tanto abbiamo acclamato. Vediamo adesso comunque anche i piloti come si comporteranno in queste fasi finali di gara. Certo, si sono allenati tanto, ma quando c'è l'adrenalina della competizione con i giri che vanno via velocissimi e sono sempre di meno per avere l'opportunità di sorpasso, sono in questi momenti in cui il talento dei piloti viene fuori, si inventano quella mossa che magari dopo la riguardano a mente fredda e non si spiegano anche come l'abbiano potuta tirar fuori. Vedremo se ci saranno dei momenti del genere. Matteo Aruta qui inquadrato sta spingendo anche lui un po' di sottosterzo qui in approccio, anche qui lo vediamo un pochino, sta spingendo su Tersigni, che può vantare, come abbiamo detto prima, delle coperture più fresche, però comunque non sembra al momento che la sosta ritardata gli stia dando quel vantaggio, anche che perché Aruta si è fermato al suo stesso giro. Poteva sperare, esatto, quindi c'è della parità
in gioco per quanto riguarda le coperture e il carico di benzina. Si suppone, sta di fatto, che la ruta gira molto più veloce, 37.8 contro il 38.1 fatto segnare da Tersigni, tutto esterno contro sterzo, fumante, incredibile. Sicuramente anche lui vede rosso nei suoi specchietti e sta spingendo per difendere a più non posso una quinta posizione, che sarebbe una quarta posizione, che sarebbe un bel risultato solido per il pilota Mercedes. Oh, bello l'attacco qui nel frattempo di Aruta, che si è fatto vedere per un secondo all'interno di Lorenzo Tersigni. Lo continua a fare, per la verità, ha girato benissimo lì in curva numero 3 Aruta, all'ingresso del serpente della pista di Buenos Aires, con Tersigni che dal canto suo sta cercando di guardare davanti il più possibile senza curarsi di colui che ha le sue spalle, ma prima o poi dovrà fare i conti con la realtà. La realtà dice che Aruta in questo momento è più veloce di lui e lo insegue, lo tallona come un'ombra, via, incollato al suo posteriore nella zona del Toboca. Vediamo come l'affrontano i due, perché potrebbe essere cruciale questo per un eventuale sorpasso al tornante, che è l'ultima curva, anzi la penultima, perché poi sarà la piega verso sinistra che mette sul rettilineo ad essere la 11 e quindi l'ultima ufficiale del circuito. Eccoli qua che percorrono la Orchiglia. Nessuno dei due ha fatto una mossa che ha sorpreso l'altro, sono rimasti nelle stesse posizioni con gli stessi metri di distacco i due. Tersigni ancora davanti, Aruta ad inseguire dietro, cerca di prendere tutta la scia. Guardate come galleggia la vettura di Aruta, è spettacolare vedere questi ragazzi guidare macchine così complicate. La guida qua c'è forse un affondo un po' troppo ottimistico da parte di Aruta, che va a sfruttare qualche metro di troppo della pista, ha perso forse un pochino di aggancio, invece no, è stato molto efficace comunque l'uscita a effetto fionda per lui, che ha funzionato molto bene. E quindi ancora negli scarichi della vettura della Stella a tre punte, che adesso affronta la curva Ascari, la curva numero 2. Vediamo poi come arrivano alla 3, dove Aruta prima sembrava molto sicuro della sua frenata e dei suoi freni a tamburo. Va a chiudere ovviamente Tersigni, furbo qui a mettere la propria Mercedes davanti dove Aruta, così non può passare, ha un leggero contatto i due con Aruta, che quasi spinge via la vettura di Tersigni. Là davanti Italia si è cucito nel frattempo nei confronti di Viola, dunque andiamo a seguirlo, sta cercando una rimonta difficile Pierluigi per accaparrarsi la seconda posizione. Ragazzi, questo è il gioco dei pronostici, secondo voi ce la fa o no? Oh, Alfredo, lascia te prima la parola, perché qui bisogna un attimo pensarci. Ma potrebbe, tutto è possibile, perché mancano ancora 8 giri se non sbaglio, però mi sembra parecchio difficile. Effettivamente, esatto, perché Giuseppe Viola ha dimostrato tanta solidità più che altro in questo appuntamento fino ad ora, e sarà difficile scalfirlo. Ricordiamo che Giuseppe ha guidato la gara fino alle soste con anche tanta pressione da parte di De Andreis, perché il gap era arrivato anche a 3 decimi, ma comunque non è stato scalfito da questo. E poi Giuseppe, sappiamo, sia Giuseppe che Pierluigi sono due piloti estremamente solidi. Attenzione ad Aruta, che ha rifatto un replay di quanto visto prima, ma questa volta ha usato un pochino di più e il tempo perso è stato veramente tanto. Infatti volevo dire che prima è stato impressionante come Aruta non abbia perso poi così tanto distacco da Tersigni, che lo precede con un'entrata che insomma ha fatto provocare una bella stretta di natiche al pilota Maserati, perché era lì proprio su quel la prendo non la riprendo, però comunque è riuscito a rimanere in pista. Adesso qui un doppiaggio con una Gordini che si fa da parte, e Aruta che adesso deve ricucire. Stanno spingendo tutte e due, però è un attimo che si va sopra il limite e il tempo perso è più di quello che si voleva guadagnare in primo punto. E a proposito di doppiaggi, volevo farvi notare un dato abbastanza interessante che credo che vada comunque riportato. Dal 13° in giù risultano tutti doppiati. Eh beh sì, penso che sia anche una caratteristica dell'epoca, nel senso che anch'io facendo un po' di cambio. Oh no, quindi fermo Piragnolo, eccolo qua, è fermo
Pirangiolo purtroppo all'uscita della pit lane, ovviamente ha messo la macchina nel posto più sicuro in cui potesse fermarla. Certo è che per lui non sarà sicuramente una serata fortunata e un buonissimo momento. Abbiamo parlato in precedenza di inaffidabilità, come l'hai definita tu Alfredo, questa sera lo vediamo, oltre al doppiaggio anche quello era una caratteristica tipica di quell'epoca. Sì, per quanto riguarda i doppiaggi, effettivamente da un lato non era molto infrequente vedere piloti che concludevano anche magari a 13-14 giri, perché poteva capitare che le vetture avessero anche 20 secondi di differenza fra la migliore e la peggiore. Ma d'altro canto c'è da dire che, a differenza di questo circuito che è abbastanza corto, la lunghezza media era molto molto più lunga. Se pensiamo ad esempio che c'erano in calendario circuiti come ad esempio quello del Nürburgring, che era lungo più di 22 km, o magari la versione la prima versione di Spa, 14 km, quindi da questo punto di vista era anche più difficile effettivamente che ci potessero essere dei doppiaggi. Quindi in realtà questa questione dei doppiaggi più frequenti era abbastanza relativa. In un circuito come questo sì, ma in altri non tanto. È un po' la Interlagos de voi altri, sostanzialmente. Sì, quella attuale però, perché quella originale, che sì, era presente all'epoca, era lunga più di 8 km. Esatto, esatto. Era un bellissimo circuito anche quello, non che quello di adesso, quello attuale, sia da meno, ma un altro concetto rispetto alla versione primordiale, la versione originale della pista di Interlagos. Purtroppo non presente nel calendario di questo campionato, che comunque andrà a calcare l'asfalto di Monaco già settimana prossima, il 9 di febbraio. Poi il 23 dello stesso mese saremo a Spa-Francorchamps, nella pista ovviamente storica. Poi il 9 di marzo a Zandvoort, il 23 dello stesso mese ad Aintree e poi il 30 marzo finale all'Autodromo Nazionale di Monza, un circuito che conosciamo molto molto bene. Invece qua davanti, se vogliamo tornare a parlare del presente, quello che accade a Buenos Aires, c'è da segnalare il fatto che Viola ormai si è scrollato di dosso Pierluigi Italia e quindi può viaggiare abbastanza tranquillo per questi ultimi 5 giri che lo separano dalla bandiera a scacchi. Ma chi può viaggiare ancora più tranquillo è il qui inquadrato Giulio De Andreis, che è sembrato effettivamente il pilota più a suo agio alla guida di queste difficili vetture. Lui guida la Maserati 250F, lo ha fatto nel migliore dei modi. Ovviamente lui, che era risultato tra l'altro uno tra i piloti più in forma nella fase delle prequalifiche, non poteva mancare all'appuntamento con la vittoria al primo round. Non mi ricordo effettivamente il pubblico che cosa abbia votato all'inizio di questa diretta. Io, se fossi in Daniele Gianfagna, riproporrei un breve sondaggino per almeno farci sapere chi è, per chi ci ha seguito in diretta, il pilota di serata. Quindi Daniele, se riesci ad approntarlo, ci fai un grande grande favore. Torniamo un attimo invece su Arruda, perché il suo distacco con Tersigni si è un po' ampliato, Franz. Esatto, poi parlando di Giulio De Andreis, allora io la mia memoria mi tradisce spesso, però ti chiedo conferma, se non sbaglio Giulio De Andreis è l'ultimo campione dell'ultimo campionato Formula 1, ventesimo secolo, se non sbaglio, sempre su un'auto rossa, che era la Ferrari. Adesso ha cambiato marchio, è andato al tridente della Maserati 250F, e adesso sta, esatto, questione di sponsor, una diatriba comunque che porta un cambio di team indietro nel tempo, e quindi sta veramente cominciando la sua campagna del campionato 1955 in maniera egregia. Attenzione qui alla lotta tra Oberto d'Arena e Maffei. Vediamo che cosa succede, soprattutto con Maffei, che lì la sbandiera che neanche il 2 giugno. Vediamo quindi se lo fa anche in questo istante. No, Oberto d'Arena passa davanti, ma nonostante questo Maffei là dietro cerca di invertire anteriore e posteriore della sua Ferrari, cosa che comunque non gli fa perdere tanto terreno. È sicuramente spettacolare, spesso e volentieri, però sappiamo che la spettacolarità non coincide anche con la prestazione. Maffei riesce a conciliare le due cose e ha ancora l'inseguimento di Oberto Terreno, che comunque si è guadagnato un'ottava posizione, che male non fa. Attualmente guadagnerebbe dunque tre punticini. Guarda che spettacolo la guida di questi due, forse tra i più scenografici, no, di questa serata. Ragazzi, lo chiedo a voi. Beh sì, dobbiamo vedere, insomma, spettacolo ce n'è stato tantissimo, e comunque questo è solo il primo appuntamento di altri, che ce ne saranno veramente tanti, e io personalmente non vedo l'ora di vedere cosa ci regaleranno, perché questa guida è comunque una gioia agli occhi da vedere, e comunque qualcosa di
atipico, insomma, anche perché poi di immagini vere del campionato 55 non ce ne sono molte, quindi una simulazione, una ricreazione al dettaglio come questa di IRT è veramente pura gioia per gli occhi. Alfredo, penso che tu possa confermare da appassionato vero e verace di questo periodo della competizione motoristica, Massimo. Sì, effettivamente non ne abbiamo parecchie di immagini, abbiamo ancora meno un onboard camera, perché ovviamente all'epoca non venivano implementate in gara. Ci sono alcune immagini di onboard camera, ad esempio in vari test, c'è un famoso video di Juan Manuel Fangio che prova la sua Maserati nel circuito di Modena, ovviamente, però ovviamente si trattava di un test in cui andava molto piano. Quello che però volevo dire è che, tornando alla gara, Maffei qui, lo ricordiamo, lui ha pittato per primo nel corso del 14° giro, e credo che effettivamente questa sia la chiave del fatto che comunque stia perdendo diverse posizioni, adesso non riesca a mantenere il contatto nei confronti di Roberto Tarena, che effettivamente sembra avere una guida molto più fluida, mentre Maffei sta combattendo parecchio, sì. Non riesce neanche a tenerla dritta e rettilineo. Non è d'accordo con la sua vettura Tommaso Maffei, lui vuole andare a destra, la sua vettura va a sinistra, ci sta litigando parecchio per la verità. Come diceva un saggio, sterza a destra per andare a sinistra. Bravissimo, ma ricordiamoci che comunque alla fine si vince solo una coppa vuota, ragazzi. Coppa vuota che potrebbe vincere Giulio De Andrés. Vai Dani. Aggiornamento di Davide Piragnolo, o Piragnolo, che dir si voglia, ha rotto la sospensione sul rettilineo, senza toccare il culo. Grazie, grazie per queste informazioni, Stella Bruno dai box, che si informa di queste sventure che colpiscono. Qui è la vostra Mara San Giorgio. Ah, no. comunque, fermo ancora, ovviamente. Ettore Giovannelli. Esatto, mi piace di più. Bravissimo, Ettore Giovannelli dai box, che è impersonificato dal caro Daniele Giampagna, a cui chiederei di andare magari on board con Federico Bertarena, per cortesia, per farci apprezzare ancora una volta la doppia camera fornitaci da te gentilmente. Saldana, abbiamo parlato poco di Stefanino, colui che nelle Clio Cup era risultato uno dei piloti più in forma, attualmente 12°, quindi sì, a suo agio con queste vetture, ma non ancora eccezionalmente veloce. Certo, mi aspetto magari per qualche pilota con l'allenamento un miglioramento nel corso del calendario, che comunque andrà a calcare, come abbiamo detto in precedenza, piste non facili. No, esatto, l'approccio sarà fondamentale, l'allenamento pure, e potremo vedere un rimescolamento veramente interessante. Attenzione anche perché l'errore di Roberto Tarena, inquadrato proprio in questo momento. Questo consente a Massimo di passare davanti. Grazie Alfredo per la tua gufata quasi istantanea. Allora rimaniamo con queste immagini, perché Maffei si è preso l'ottava posizione nei confronti di Roberto Tarena, è andato lunghissimo alla curva numero 3. Adesso però ci riprova, si fa vedere all'interno, vediamo se già tenta di riscavalcare Maffei in questo momento. No, non c'è stata l'opportunità per il pilota della vettura di Stoccarda, e via allora verso il toboga ancora una volta, una delle ultime, perché siamo già al 43° giro su 44, quindi attenzione a quello che potrebbe succedere da qui a pochissimo. Mi aspetto a questo punto, se davvero ne ha di più, un attacco nei prossimi metri di Federico Bertarena nei confronti del pilota Ferrari lì davanti, attacco che non avviene adesso, con Maffei ben saldo sulle proprie quattro gomme, che esce molto forte, molto bene dall'ultima curva. Ma attenzione alla progressione di Federico Bertarena, che sembra uscito molto molto forte. Adesso galleggiano tutte e due sul rettilineo principale, vediamo che cosa succede nella curva numero 1, dove Maffei la sbandiera, come abbiamo visto ripetutamente nel corso di questa diretta. Lo fa ancora una volta, va a rischiare di toccare Federico Bertarena, che gira dal canto suo larghissimo, forse spaventato dalla manovra di Tommaso, che si è mantenuto così la sua ottava posizione in quella maniera che noi di solito definiamo come allargare la propria vettura il più possibile. Lui l'ha fatto letteralmente, Franz. Impressionante, Tommy ha proprio messo una barriera anche psicologica su Roberto Tarena a forza di staccate in curva 1. Sì, ancora una volta ci riprova, ha visto che non ha perso tanto, però comunque
La traiettoria è un attimo controproducente. Tommy potrebbe forse mettere quel tanto che gli basta di cuscinetto per resistere. Ricordiamo che Tommaso Maffei ha pitato molto presto e sta lottando davvero non solo con Roberto Tarena ma con la sua vettura. Farei anche un piccolo shout out a tutti i piloti che è la prima volta che gareggiano qui sugli RT, se non sbaglio, vale a dire perfetti, Lino Senna e Andrea Raiconi, se non sbaglio, sono nomi che non ho mai sentito, però comunque buona dimostrazione di guida anche da parte loro, e comunque potremo vedere anche noi nel corso del campionato la loro evoluzione. Qui comunque ci sono riappaiati di nuovo Roberto Tarena e Maffei, vediamo se nell'ultimo giro ci sarà l'affondo principale di Roberto Tarena e se riuscirà a portarsi a casa la nona posizione, vediamo. E nel frattempo De Andrea sta arrivando verso l'ultimo settore. Mamma mia, cosa succede qua? Sono quasi in four wide. Attenzione, mentre attendiamo l'arrivo di De Andrea a quello che accade qui in curva 1, con un sorpasso che genera dell'ilarità incredibile. Quello che è successo con Federico Berto Terene, che si è infilato in uno spazio impossibile. Che spettacolo, ragazzi. Allora andiamo con le inquadrature principali, però, su Giulio De Andrea, perché è arrivato ormai all'ultimo tornante. Per lui non resta solo che spalancare il gas per l'ultima volta ed arrivare sulla linea del traguardo per prendersi tutti gli applausi, tutti i meriti per questa vittoria arrivata nella maniera che lui forse si aspettava. Giulio De Andrés dunque vince a bordo della sua Maserati 250F il Gran Premio di Buenos Aires, valido per il campionato Formula 1 XX secolo 1955. Dietro di lui arriverà Viola, impegnato ancora in una fase di doppiaggio, e poi Pierluigi Italia aggiungerà terzo. Torniamo un attimo con le immagini qua, con il duello che va in scena tra, attenzione, Marco De Plato e Federico Berto Terene e Maffei, che si scornano, si scambiano le posizioni. Ancora adesso non è finita, non finirà forse fino alla linea del traguardo, quindi direi di stare su di loro. Terzigni arriverà quarto tra poco, Matteo Arruta quinto, ottimo inneggiato tra l'altro dalla chat. Motore rotto per Ottarina. Infatti ho messo l'arena, l'ha mollata. No, incredibile. Incredibile, che cosa è successo? No, questo non ci voleva per Roberto Tarena, che ha fatto tutto perfetto fino a questo momento. Era in lotta, ingaggiato con Tommaso, con De Plato, e adesso Genova giunge settimo, De Plato arriva ottavo, Maffei perde la posizione anche su De Plato, giunge nono. Ma che peccato per Federico Roberto Tarena, a cui la sfortuna non la smette di guardare in faccia, che giunge quindi forse al traguardo, perché non è detto che riesca a portare la sua Mercedes fino alla bandiera a scacchi. Ragazzi, che colpo di scena, fino all'ultimo non eravamo sicuri del risultato, effettivamente avevamo ragione. Pazzesco, sì, l'abbiamo detto tantissime volte, il colpo di scena, la sbavatura ci potrebbe essere da un momento all'altro, ed ecco che c'è stato con Roberto Tarena, che speriamo riesca a tagliare la linea del traguardo. Chi l'ha fatto invece per primo è stato Giulio De Andrés, veramente intoccabile dalla sosta ai box in poi. Si è costruito un gran margine, ha fatto la sosta alla perfezione, calibrando veramente il momento giusto, e non si è più guardato indietro da lì in poi. La prima vittoria del campionato va alla sua Maserati, un numero uno che è una bella prospettiva per quanto riguarda il campionato e questo esordio. Secondo posto Giuseppe Viola, da tutti, almeno dalle prime impressioni era lui il favorito, però comunque riesce a piazzare la sua Ferrari al secondo posto. Ha dato filo da torcere sicuramente a Giulio De Andrés, solida prestazione da parte sua, come solida prestazione Pierluigi Italia sulla sua Lancia di 50. Un ottimo inizio di campionato per Pierluigi, un po' una gara anonima, nel senso che si è ritrovato nella Spampas, come hai detto tu Lorenzo giustamente, in una zona un po' di nessuno, calma piatta che sicuramente vorrà ribaltare nel prossimo appuntamento di questo campionato. Vi avevo poi tutti gli altri, Terzigni, Arruta, Gian Greco, Genova chiude settimo, poi il vincitore della battaglia nelle fasi finali della corsa è De Plato, che chiude in ottava posizione, Tommaso Maffei in nono, e chiudere la top 10, l'ultimo punticino, è Fabio Carello. E allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi di nuovo in onda per la fase delle interviste ai primi tre classificati. Thank you.
nuovo in diretta dalla sala interviste di Italia Racing Team per sentire le voci dei protagonisti nelle persone di Pierluigi Italia, di Giuseppe Viola e di Giulio De Andreis, i primi tre classificati in ordine inverso rispetto alla posizione che hanno poi occupato al termine della corsa, li ho citati, ma adesso sentiremo le loro voci. Parola dunque ad Alfredo per intervistare Pierluigi Italia. Ciao a tutti, ciao Pierluigi. Volevo chiederti innanzitutto com'è andata questa gara e com'è stato l'approccio alla guida di queste vetture così difficili. Sì, intanto ciao a tutti, ciao Alfredo, ciao ragazzi che avete fatto la diretta. Allora, l'approccio. L'approccio è stato che mi siamo fatti una sudata, penso un po' tutti pronti per andare a fare una bella doccia dopo questa di sudore. L'approccio è stato... percepiva. Sì, esatto. L'approccio è stato che le auto queste vanno guidate sostanzialmente con l'acceleratore, penso che ve ne siate accorti, quindi da qui è nato il drift probabilmente, quindi vanno guidati l'acceleratore in modo comunque non troppo pulito, un po' sporco, bisogna lottare costantemente con lo sterzo, un posteriore sempre ballerino, le gomme hanno il grip che hanno, quindi chiaramente è molto molto difficile. Difficile l'approccio alle curve perché comunque hanno anche molto freno motore, quindi bisogna anche saper cambiare al momento giusto, altrimenti si rischia di bloccare il posteriore e di intraversare l'auto abbastanza facilmente, poi riprenderla non è proprio semplicissimo. Per quanto mi riguarda, ho fatto una buona qualifica, sono abbastanza soddisfatto. Purtroppo l'ultimo giro non mi è riuscito e non era facile, anche un po' il traffico in pista, la concentrazione, l'ansia di che il tempo stesse finendo, ma è andata bene. La partenza non è andata molto bene perché purtroppo mi è un po' stallato il motore, quindi non avevo il regime dei giri giusto, però poi mi sono attaccato ai primi, ho fatto un paio di sorpassi e ringrazio Fulvio che comunque per ordini di scuderia mi ha fatto passare all'inizio gara perché avevo un po' più di passo e così sono stato dietro i primi due finché loro ne avevano un po' di più, circa mezzo secondino in più, tre decimi in più al giro, e finché poi ho commesso un errore di distrazione, sono andato a sbattere e da quel momento la macchina non rispondeva più benissimo ai comandi e è stato un po' un calvario portarla fino al pit stop, dove nel momento in cui ho riparato i danni, ho cambiato le gomme, ho fatto refueling e poi il secondo stint di gara è andato bene. Mi sono trovato inaspettatamente Giuseppe, che era davanti a me di circa 20 secondi dopo quel mio errore, lo sono trovato a circa 5 secondi, ho guadagnato su di lui, però mai da poterlo attaccare realmente perché ho commesso altri errori, però risultato soddisfacente e basta, penso di aver detto tutto. E ha detto tutto, complimenti per il tuo risultato e magari la prossima volta andrà meglio. Ce lo auguriamo. Noi del team Lancia porteremo qualche aggiornamento per la prossima gara. Vedremo. Ci lanceremo a mare. Vabbè, d'altronde io guido la macchina, guido la macchina di Ascari, quindi ci sta che... Ascari a Ascari è un passo brevissimo, ragazzi. Grazie, ragazzi. Prego, prego. Diciamo che il passaggio può anche spaventare. Ecco. Non serviva questa precisazione, Daniele Giappone. Grazie mille. Allora, grazie Alfredo e grazie soprattutto Pierluigi, complimenti per la tua guida. Grazie. Ovviamente da sottolineare il fatto che prima della live ci avessi detto no, io non ci arrivo in sala interviste. E invece, puntuale. Come pare che porti bene. Esatto, e allora continua a farlo per ottenere i risultati migliori. Franz, a te la parola. Grazie Lorenzo, grazie Alfredo e grazie Pigi per le vostre impressioni sulla gara. Andiamo con il secondo classificato, attenzione Pierluigi che si è abbonato con Prime per 13 mesi, bravissimo, bella mossa, diamo complimenti, fate anche voi come Pierluigi Italia che è un gran bravo ragazzo e si abbona con Prime al canale Twitch. Come è stato bravo Giuseppe Viola, secondo classificato in questo primo appuntamento del campionato Formula 1 1955. Ciao Giuseppe. Buonasera. Allora, una gara un po' a due facce la tua, nel senso grande partenza all'inizio,
E gran prima fase di gara dove abbiamo visto al comando un gap che andava allargandosi e poi stringendosi, non hai sentito la pressione. Poi dopo la sosta ti sei trovato in seconda posizione e ti abbiamo visto un po' in difficoltà. Purtroppo non abbiamo potuto vedere in live il tuo errore che è capitato nel secondo settore che ti ha fatto rivedere Pierluigi negli specchietti. Poi comunque sei riuscito a riassestarti e a chiudere in un solido secondo posto. Raccontaci un po' le tue impressioni dal tuo punto di vista e se c'è una soddisfazione per la tua condotta di gara in una gara lunga, faticosa, come abbiamo sentito dire da Pierluigi, che è stata questa di Buenos Aires. Esatto, la gara è stata fantastica, non c'è niente di negativo da dire perché io puntavo al quarto o quinto posto perché ho iniziato a provare ieri praticamente, ieri ho fatto mezz'oretta e poi ho fatto 5 ore di fila oggi e quindi il risultato è fantastico. Niente, alla partenza mi sono ritrovato inaspettatamente efficace. Ho notato che avevo molta più trazione in uscita delle curve, quindi ho sfruttato questo punto. Poi, praticamente il mio errore nasce dal calcolo sbagliato della benzina. Quindi, mentre correvo, ho fatto calcoli, giri, questo, quello, poi ho settato la benzina. Quindi la sosta è stata più lunga e De Andrés mi ha superato e poi lì tutto è andato a scendere. Ma praticamente questa gara non posso dire che è stata negativa, è stata fantastica. L'errore ci sta e De Andrés è stato fortissimo, bravissimo. Quindi un fattore tattico che può essere più importante e decisivo di quanto ci aspettavamo. E comunque, Giuseppe, se questo è il tuo punto di partenza, un grande, grandissimo secondo posto da cui si può solo migliorare. Quindi anche qui le tue aspettative sono state di gran lunga superate. Complimenti per questo gradino di mezzo del podio che ti garantisce i 15 punti che porti a casa. Lorenzo, ti lascio il microfono per intervistare il vincitore di questo primo appuntamento del campionato. Grazie Franz, complimenti anche da parte mia ovviamente a Giuseppe Viola, grande guida, grande gara. E adesso invece è il turno di Giulio De Andrés di raccontarci le sue impressioni. Giulio, innanzitutto buonasera, ti voglio subito chiedere, hai finito il campionato 1991 da vincitore, ti ripresenti in un campionato con vetture totalmente diverse e vinci di nuovo. Allora, capiamoci un attimo, quali sono i tuoi modi per andare forte con due macchine completamente diverse e soprattutto quale preferisci tra le due? Beh, sinceramente, ciao a tutti. Sinceramente, all'inizio preferivo le altre, diciamo, Formula 1 un po' più classiche. E invece mi sono innamorato di queste quando l'ho prese in mano, perché non ci avevo mai, diciamo, corso prima. E per cui sono molto contento e sono molto particolari, chiaramente tutta un'altra guida rispetto alle altre. Insomma, per cui il segreto è allenarsi. Io ho la passione di se ho tempo di farlo, di esercitare questa mia passione nel cercare di fare, imparare il più possibile sulla pista, sulla macchina, e per cui alla fine allenamento paga, insomma. Io non penso di essere io personalmente forte, ma è quello che mi rende a volte più veloce, è l'impegno, la tigna, la passione che mi spinge poi comunque a far tanti giri. Quindi questa, io penso non ci siano altri grandi segreti, Beh, se caspita. non... Il segreto quindi è l'allenamento, ma allora ragazzi, voi che siete in pista assieme a Giulio De Andrés, aprite bene le orecchie, guardate bene la prestazione di oggi perché secondo me Giulio sarà ancora lì in alto anche nelle prossime gare, se questi sono i risultati ottenuti dopo relativamente poco allenamento, perché l'hai presa in mano non tardissimo, cioè no, non prestissimo questa macchina, giusto?
settimane fa, quando è stato, non so, 3 settimane fa l'ho vista la prima volta, ma la pista 2 settimane fa e niente, sì, comunque ci ho dato dentro, come dire, se avrò tempo anche le prossime gare riuscirò a fare lo stesso, chi lo sa, speriamo di avere tempo di farlo. Assolutamente sì. E allora, in bocca al lupo soprattutto per il prossimo round, quello di Monaco del 2 febbraio, e complimenti davvero per quello che ci hai fatto vedere in pista, Giulio. E complimenti di nuovo generalizzati a tutti quanti, all'organizzazione di Italia Racing Team che ha messo in piedi ancora una volta un campionato spettacolare con delle macchine super, con delle piste storiche, leggendarie su cui avremo piacere di andare a correre a partire, come ho appena detto, da il 9 di febbraio. Quindi settimana prossima, ore 21:30, di nuovo qua su Italia Racing Team. Allora, non mi resta che salutare i miei compagni di cabina, a partire da Franz e per poi andare ad Alfredo. Ragazzi, è stato davvero un piacere commentare con voi. Grande piacere con te Lorenzo, con te Alfredo, anche un applauso alla tua regia Lorenzo che ogni volta ci regala delle immagini fantastiche che ovviamente ci vengono date dai piloti. Complimenti a ognuno di voi, veramente fantastici, fino poi all'organizzazione che è sempre solida e precisa. Grazie mille e una buona serata. Sì, ringrazio anch'io, è stata un'esperienza, è stata una bellissima gara, è stata una bella esperienza. Vi ringrazio per avermi accompagnato con il vostro commento e niente, ci sentiamo la settimana prossima. Esatto, ci sentiamo settimana prossima. Dunque, un saluto anche a tutti coloro che ci hanno seguito sulla chat, numerosi, grazie a coloro che si sono anche abbonati o hanno lasciato un follow sulla nostra pagina di Italia Racing Team, questo ci fa tanto, tanto piacere. E allora appuntamento 21:30, sempre Twitch di IRT, per il secondo round del campionato Formula 1 XX secolo 1955 da Lorenzo Mangano, Francesco Frati e Alfredo Cirelli. Una buonanotte a tutti, ciao!